Sono Andrea Maderna, state ascoltando Outcast speciale Oculus Quest 2 e con me oggi ci sono Alessandro Mazzega. Con l'accento giusto, incredibile, grazie. Eh? Grazie, bravo, non l'avevamo preparato. Se non si fosse preparato, esatto. Poi abbiamo, se sentite la sua voce, Gregory Raffa. Buonasera a tutti. E il nostro inviato dal Giappone, Paolo Gimondi. Buongiorno a tutti, perché esatto. Sono le 5 del mattino. No, davvero siamo in sono le 5.43. 5.43, incredibile. Un martire. Incredibile che mi sia svegliato, quello sì. Tra l'altro, correggetemi se sbaglio, tu Paolo avevi già partecipato a qualche podcast, tipo quello sul Tokyo Game sì. Show, forse. Ok, sì. Tu, sì, Gregory... anche con un paio di il tentacolo viola. È vero, però, è vero, è vero. Tu invece, Gregory, avevi fatto dei video, però forse è la prima volta che partecipi a un podcast. Un podcast è la prima volta, esatto. Io ho fatto, sono quello degli unboxing. È vero. E tu invece, Alessandro, un tempo eri concorrenza. Sì, è vero. Concorrenza spietatissima, tra l'altro non ti dico che concorrenza pazzesca, però sì, sì, una volta sì, poi tempo ed energie sono andate scemando e quindi abbiamo smesso. Quindi. Posso fare la domanda? È ufficialmente no, chiuso? Una cosa. Sei l'ennesimo che ha finito a lavorare in Ubisoft Italia. Sì, sì, perché potrebbe anche concorrere al fatto che ho meno tempo ed energie, sì. Indubbiamente. Scusa Paolo, stavi chiedendo qualcosa a tuo interno? No, è ufficialmente chiuso il podcast, vorrei quasi saperlo. Non c'è nulla di ufficiale. Esatto, cioè ogni tanto la voglia di rimetterci c'è, appunto il tempo poco, quindi non ci si decide mai. Ok, sembri io quando parlo del mio blog. Vabbè, dai, ognuno mente a se stesso più o meno vagamente allo stesso modo. Esattamente, bravo, è importante. Ad ogni modo, siamo qui per chiacchierare di Oculus Quest 2, è una cosa che è abbastanza tradizionale per noi di Outcast. Ogni volta che esce una nuova console, e io Oculus Quest alla fine lo considero una console, e abbiamo modo, ovviamente perché bisogna comprarla, altrimenti è difficile parlarne, dopo un mese o un po' più dall'uscita registriamo un podcast per chiacchierare soprattutto della nostra esperienza, di come ci è sembrato, come ci troviamo. Credo che la prima volta l'abbiamo fatto col 3DS, no, quando è uscito il 3DS, vabbè, comunque, quindi quasi 10 anni, queste tradizioni... E insomma, Oculus Quest è uscito a fine ottobre, Oculus Quest 2, no, inizio ottobre in realtà, perché il 13 ottobre, certo, poi è uscito il 13 ottobre, fra ordinarlo, sì, no, te lo consegno fra 3 settimane, via dicendo, all'inizio non è stato semplicissimo. Sì, infatti, questa cosa, cioè io mi aspettavo che il 13 arrivasse, invece il 13 è partito, e quindi tra una roba e l'altra... Ma sì, pensa che io sono così stronzo che avevo detto non lo compro, alla fine l'ho voluto comprare, naturalmente quando mi sono deciso non c'era più la versione da 64 giga, quindi alla fine l'ho comprato da 256 per averlo su. Sì, sì, io sono una vittima dell'hype, cioè, improvvisamente sono impazzito e non era più disponibile la versione 64, l'ho comprato da 256. Tra l'altro l'abbiamo comprato più o meno assieme, forse insieme perché io però sono a 64, probabilmente c'erano disponibilità diverse dei paesi, io stando in Francia magari qua in Francia ce ne avevano ancora da 64, o magari è stata una questione di giorni, tipo io l'ho preso un giorno prima di te o robe del genere. Ma guarda, io al mattino ho guardato, ho detto lo compro o non lo compro, ero indeciso, al pomeriggio mi sono deciso e non c'era più. Ottimo, me lo merito.
Vabbè, allora, prima così, proprio introduzione di contesto per chi ci ascolta e magari non ha troppa dimestichezza, perché in realtà chiacchierando con gente sui social mi sono reso conto che effettivamente molti non hanno ben chiaro cosa sia Oculus Quest, nonostante sia già la seconda versione. È il nuovo visore per la realtà virtuale di Oculus, che ormai è Facebook, perché sono stati comprati, hanno fatto cassa qualche anno fa, e che però, rispetto a tutti gli altri visori sul mercato, se escludiamo Oculus Go che funziona con i cellulari, è sostanzialmente una console portatile, è un visore assolutamente autonomo, non va collegato a un PC o a una PlayStation. Ha la sua memoria interna col suo negozio digitale da cui compri giochi, applicazioni e gli scarichi, e poi vabbè, puoi collegarlo a un PC via cavo o col magheggio via wifi per usare tutte quelle applicazioni che magari su Oculus non escono perché richiedono un hardware più potente o semplicemente perché lo magari piccoli giochi indipendenti che non vengono sviluppati per tutte le piattaforme, e anche per fare mosse tipo quello che ho fatto io di comprare l'Humble Bundle, che spendi due spicci per avere dei giochi che magari ci sarebbero anche su Quest, ma preferisco pagarli $2 su PC che 30 euro su Oculus Quest, ma quello è un altro discorso. Ad ogni modo, la sostanza è questa, cioè console portatile, cioè il visore e i due controller, tu in qualsiasi posto ti trovi puoi accenderlo, usi la Room Scale che insomma ha delle telecamerine fuori, ne parlo in maniera proprio barbara, un po' perché io le mie conoscenze tecniche sono quelle che sono, ma un po' perché appunto parlo all'uomo della strada, l'idraulico Joe di Trump, e lui scandaglia la stanza in cui ti trovi, gli indichi i confini entro cui ti vuoi muovere, di modo che poi quando giochi ti dice guarda che stai andando a sbattere contro i confini che hai impostato, fermati che sennò sfondi la TV o finisci giù dalla finestra e robe del genere, e così puoi giocare dove vuoi, che è alla fine il suo bello, perché poi, e qui poi magari lascio anche a voi, perché a me ha affascinato molto sta cosa, avendo magari anche un po' poca esperienza, avevo provato un po' tutti i visori in fiere, ma appunto me li aveva preparati qualcun altro, non era roba che avevo in casa, non ho PlayStation VR eccetera, però l'ho trovato super comodo, immediatissimo da utilizzare, da impostare, e il motivo per cui l'ho comprato e non ero andato troppo addentro nei precedenti visori è perché secondo me la realtà virtuale così deve essere. Cioè a me avere il cavo attaccato che mi limita di movimento è una roba insopportabile di base per comodità, ma poi proprio perché il bello della VR, che sei dentro questo posto, l'immersione, l'illusione, e quando l'illusione ti viene interrotta dal fatto che c'hai il cavo sopra appoggiato sulla spalla, che non ti puoi girare, magari poi con PSVR, almeno nella mia esperienza, se ti giri di spalle e blocchi la visione della telecamera, si scassa tutto, cioè invece sì, le mani si inchiano in continuazione quando giochi con i cosi, con quella mani. Cosa per me è insopportabile, cioè per me poi magari giochi seduto perché ti risulta più comodo, perché la stanza, però il punto di essere libero e ovviamente poi la comodità che posso portarmelo dietro e fare il disadattato anche in spiaggia se voglio col visore, secondo me è il suo bello, al di là che poi la prospettiva futura e il sogno che la realtà virtuale diventi il paio di occhiali che ti metti e non sto catafalco da ficcarti in testa, però già questo secondo me lo fa andare anni luce rispetto a tutti gli altri, e non credo sia un caso che Oculus, Facebook hanno dichiarato che da adesso in poi, cioè i loro prossimi visori saranno così, Rift, Oculus Rift che è il visore originale, smettono di farlo adesso e mirano solo ad andare avanti in questa direzione. Non so, cioè voi, allora tu mi dicevi, Gregory, hai anche PlayStation VR, tu Alessandro avevi il primo Rift, e vabbè sì. Poi appunto sia io che Paolo avevamo provato un po' tutti i visori in fiera, però appunto anche per voi è stata la prima esperienza quindi di un visore che fa queste cose, o sbaglio? Prima esperienza nel senso ce l'ho in casa, ci gioco, l'ho comprato. E no, io ho la PS VR. Che io tra l'altro io ho comprato la PlayStation 4 solo per la PS VR. Aspetta, cioè, la domanda era mal posta, queste cose nel senso la portabilità, certo. Muovermi senza cavi, mi muovo a 360 gradi eccetera, e in effetti voglio chiederlo proprio a te, che avevi quello che viene, che sicuramente se hai solo PlayStation 4, per carità, è ottimo, ti pigli quelle, buonanotte, però PSVR dagli appassionati, da chi sviluppa VR viene un po' indicato come il male, perché dà un'idea contorta di come dovrebbe essere la realtà virtuale, perché è proprio la direzione opposta, come abbiamo detto, sei un po' limitato nel movimento, eccetera. Per te com'è stato il passaggio da quello a questo? Beh, di fatto c'è stato il passaggio proprio per quello, che non ne potevo più di giocare con i Move, e comunque ti limitano tantissimo anche per una questione di dimensione della stanza.
perché se non hai la giusta distanza con la telecamera le mani si sminchiano, perché se la telecamera non è girata esattamente nel posto, nel modo migliore, non ti rileva oppure si sposta. E poi, tra l'altro, ecco una cosa che mi succedeva in continuazione anche guardando i film, tra l'altro, dove i move non c'entrano niente, e che ogni tanto piano piano mi ritrovavo girato dall'altra parte della stanza, cioè mi mettevo, che ne so, il casco che guardavo la finestra e improvvisamente quando me lo toglievo e ha finito il film stavo guardando verso la porta, perché piano piano la visuale si sposta così impercettibilmente che, boh, non lo so, mi faceva questo effetto particolare. E così ho deciso che volevo un visore che mi togliesse soprattutto diciamo la scomodità dei move, che sono veramente terribili. Sì, infatti sì. Invece questo, credo che i controller di Quest 2 sono fondamentalmente gli ultimi che avevano fatto anche per Rift, no? I touch controller si chiamano. Sì, cambiano leggermente il design, ma la funzionalità penso che sia identica. Probabilmente, non so, magari tu Alessandro l'hai provato un po', anche perché tu sei dall'altro lato della barricata, e magari hai provato un po' più di me, che l'ho veramente intravisto, quello di Valve lì, com'è che si chiama? L'Index, esatto, bravo. E lì magari i controller sono un po' più raffinati rispetto a quelli di Oculus. Sì, ma dipende, sono scuole di pensiero. Più che altro quello che cambia molto sull'ecosistema di legato a SteamVR è il sistema di tracciamento, che usa ancora quei sensori da appendere in giro, che sono una cosa analoga a quello che aveva il primo Rift, che hanno un pregio di essere iperprecisi. Quindi questa cosa della deriva che diceva Gregory, che a un certo punto inizia a ruotare su te stesso minuto dopo minuto, non accade, anche perché comunque PlayStation VR si appoggia sulla camera, che fa un riconoscimento ottico della luce, quindi vi lascio immaginare se già hai la finestra dove il sole filtra in un certo modo, falsa abbastanza. Quindi il tracciamento dei visori legati a SteamVR è oggettivamente migliore e offre anche delle cose più avanzate, nel senso che esistono vari sensori che puoi addirittura collegarti al corpo piuttosto che collegare a un elemento fisico che vuoi che venga tracciato all'interno della scena, eccetera, eccetera, eccetera. Però la realtà dei fatti è che quando i visori hanno iniziato a utilizzare le telecamere montate sopra e fare quello che viene definito tracking inside out, cioè è il visore stesso che guarda di fuori e capisce dove è posizionato e come ti stai muovendo, la rottura di scatola di avere roba in giro per la stanza piazzata, che se la tieni fissa è orribile da vedere, se la tieni mobile ogni volta che devi usare il visore devi fare un setup da mezz'ora, è andata scemando, e per fortuna, oserei dire, perché era oggettivamente incasinato. Tra l'altro, cioè, è veramente un secondo, cioè tu lo accendi, vedi la stanza, giusto magari devi tracciare i confini se non l'hai mai fatto in quella stanza, a posto. Tra l'altro, non so se vi è capitato di usarlo in posti differenti, e la cosa che mi ha stupito tantissimo, si ricorda. Sì, sì, cioè, sì. Lo usi in una stanza, poi lo usi in un appartamento diverso, e si ricorda che tu hai tracciato l'area lì, incredibile questa cosa. Non solo, a volte si riconosce la stanza, ma non solo, riconosce se tu sei in un altro punto della stanza che avevi messo fuori dei confini, spesso si accorge che la stanza è quella, ti fa vedere, guarda che il confine che avevi messo sono là in fondo, che facciamo, li tracciamo o torni lì? cioè, da questo punto di vista è super, super efficace, super preciso. Scusa Paolo, io ti ho interrotto, stavi cercando di dire qualcosa. Sì. Non mi ricordo più cosa stavo cercando di dire. Forse l'unica cosa dei controller di Index che cambia rispetto ai touch di Oculus è che hanno la capacità di percepire se stai tenendo in mano qualcosa. E quindi, cioè, tu hai uno strap sul palmo, in modo tale che se tu lasci la presa, i controller restano sulle tue mani, e quando tu prendi qualcosa da terra e afferri il controller, in gioco effettivamente stai afferrando qualcosa. Questo sui touch non c'è, l'unica cosa è che sui touch dietro c'è un tasto dorsale apposta per farti chiudere la mano. E sì. È una cosa che effettivamente, guardando nei video, mi fa sembrare molto più immersivo il controller di Index rispetto alla manina che si apre e si chiude nell'Oculus Touch.
È vero, però è anche vero che per essere una cosa che comunque per essere una cosa che comunque devi tenere in mano, è tutto sommato abbastanza raffinato che riconosca la posizione dell'indice, del pollice e delle altre tre dita, e poi aprirli separatamente, chiuderli separatamente, che comunque è una cosa che non avendo letto al riguardo, onestamente non mi aspettavo. Sì, quello è vero, cioè quando tu tieni in mano il controller e vedi che effettivamente tipo l'indice e il pollice li puoi muovere, cioè nello spazio nel gioco, è una roba che ti lascia un attimo con l'effetto wow. Il problema è, come dicevo prima, è che tu vedi il pollice e l'indice che si muovono e poi gli altri che si aprono e si chiudono a seconda di come premi il tasto, che è comunque certo, analogico, sì. Però sì, vabbè. Cioè, stiamo comunque parlando di una roba di 300 euro rispetto a esatto. 900 quant'è lì volevo arrivare, infatti sì. Sì, bella quella funzionalità lì, però se costa il triplo e poi lascia il tempo che trova, perché lato software viene utilizzato o sfruttata da un gioco da un contenuto su 100, forse fin troppo, ecco. Oltretutto costa un terzo e ha la portabilità, cioè alla fine scegli anche un po' qual è la cosa perché per dire una scemenza, so che l'hai fatto anche tu Gregory, perché ho visto le foto su Facebook che sei venuto a giocare tipo nel parcheggio, dov'è che era? sotto casa ce l'abbiamo, una specie di spiazzo che è libero, non c'è niente. Okay. E io ho un giardinetto, ho provato a giocare fuori e al di là della figura da disadattato che fai se ti guardano i vicini dalla finestra, ho giocato di sera. Però è bello, cioè, per carità, è bellissimo giocare anche in stanza, in salotto, dove ti puoi muovere poco, però ero lì in giardino, giocavo a Tales from the Galaxy's Edge, e cioè, camminavo, giravo dietro alla roccia, andavo in giro. Questa è una cosa con la VR via cavo non puoi fare, banalmente. Cioè, c'è un limite, oltretutto se cammini troppo rischi di giampare nel cavo dopo un po', mentre con questo veramente puoi andare in giro, e ovviamente ci sono giochi in cui non serve a nulla, perché se giochi a Beat Saber ti muovi lì sul posto, però quando iniziano ad essere giochi di avventura, sparatutto e così via, poter girare un po' per l'ambientazione entro certi limiti, perché è ovvio che non è che puoi esplorare tutto il livello a piedi, dopo un po' ti spacchi anche i maroni di correre in giro, ti dà comunque un livello di coinvolgimento che è spettacolare. A me è capitato più volte, ero in giardino, quindi sull'erba, mentre giocavo a Tales from the Galaxy's Edge, che mi chinavo per nascondermi dietro una roccia mentre sparavo a dei tizi, e poi per rialzarmi mi veniva spontaneo appoggiare la mano sulla roccia e andare giù di faccia, perché la roccia ovviamente non c'era. Comunque è parte del fascino della cosa, è quella, cioè, ed è una roba che con la VR attaccata al cavo non puoi fare, non più di tanto, insomma. Io, se posso, prendo un secondo per fare una deriva rapidissima su un argomento che hai toccato nell'introduzione, cioè Oculus adesso di Facebook, adesso, da un po' di tempo ormai. Un consiglio che do ai, diciamo, invasati / curiosi della VR, c'è un bel romanzo che sono andato adesso, mentre parlavate, a recuperare in libreria, che in realtà è 3 metri dalle mie spalle, che si intitola La storia del futuro. Dico romanzo perché è la storia di Oculus dalla fondazione alla vendita a Facebook in versione romanzata, è di Blake Harris, che era l'autore di Console Wars. Lo consiglio perché parla di come l'azienda è nata nella mente di Palmer Luckey e come poi è esplosa fino ad arrivare all'acquisizione di Facebook, e come poi tutti quelli che avevano a che fare con l'azienda prima dell'acquisizione, dopo l'acquisizione, per varie ragioni se ne sono andati, ed è scritto in maniera abbastanza appassionante, quindi se siete curiosi di com'è andata quella traiettoria strana lì di Oculus, svela un po' di retroscena carini. Tra l'altro tocchi uno dei temi controversi, perché essendo stato acquistato da Facebook hanno fatto sì che per usare Oculus Quest, per avere l'account, per poterlo usare, per scaricare i giochi eccetera, devi avere un account Facebook e collegarlo, che è una roba che a molti non va giù. C'è chi non usa Facebook, c'è chi ha paura che gli blocchino l'account perché pubblica cose strane e poi non può più usare i giochi, e di base se tu decidi di cancellare il tuo account su Facebook perdi i giochi, cioè perdi l'account di Oculus, poi lo riattivi e li riattieni, però comunque vuol dire che devi avercelo se vuoi usare l'hardware, diciamo, che vabbè. Sì. Ma infatti anche il libro racconta di un sacco di cose che sono cambiate dopo l'acquisizione. Il libro finisce poco dopo l'acquisizione, qualche mese dopo l'acquisizione, tante cose internamente erano cambiate dopo che Facebook si è mangiato Oculus, e spiega anche perché alla fine molti se ne sono andati, perché avevano iniziato tutta una serie di politiche differenti su cui i fondatori non erano d'accordo, quindi un po' alla volta, per varie ragioni, sono tutti quanti volati altrove.
Beh, c'è da dire che tu puoi farti anche un account Facebook e non usarlo e te lo fai solo per... cioè alla fine sì, appunto, sì. Puoi fare uno fittizio volendo, insomma, un modo si trova, non è che non conosco gente che ha 8 account Facebook e passa dall'uno all'altro a seconda di quale gli bloccano sul momento, per quello che non fai il troll di professione e dedichi la tua giornata a fare quello, penso di no. Sì, sì, infatti. Allora, dunque, l'aggeggio, cioè sto coso, io stavo guardando le caratteristiche. Mi piace molto che lo chiami l'aggeggio, comunque. Ma sì, perché è un tramicolo alla fine. perché non è che puoi chiamarlo console, cioè, come lo chiami? Cioè, è un po' una console, però è un aggeggio, cioè, hai ragione. però è quello, in effetti, è una console portatile, se vogliamo dire. Sì, però. Sì, a tutti gli effetti sì. Certo, giocare in treno con questo è anche peggio che giocare in treno con PlayStation Vita. La gente si vergognava di avere console portatili. Anche se secondo me il meglio rimane Babic, che quando doveva farmi la recensione, credo di Zelda per Switch. No, era di un gioco per Wii U, non mi ricordo quale, forse era Mario Maker, andava in treno proprio col Wii U, lo attaccava alla presa di corrente. No. Avevo letto la recensione, sì, adesso non ricordo che cosa fu questo. Ecco, perché allora Nintendo ci aveva contattato per far che lui facesse un po' da testimonial del 2, adesso una testimonianza del fare i livelli del 2, perché mi sa che gli è rimasto questa aura di grande esperto e folle utilizzatore di Mario Maker 1. Allora. Probabilmente. Tra l'altro, ecco una cosa che non abbiamo menzionato, ma che supporta, anche se vabbè, in maniera molto rozza, mi sembra, da quello che ho visto dall'app, è che ha anche la rilevazione delle mani, cioè tu puoi mettere giù i controller e usare le mani, che anche lì mi è successo per caso, cioè non lo so più, ho messo giù i controller perché forse stavo guardando un film, tipo mi sono dato per grattarmi la fronte, ho visto apparire la mano, che cazzo, e puoi usare le mani un po' alla Kinect, se vogliamo, con unisci le dita per selezionare le cose, che comunque è una cosa carina, che boh, non lo so, magari useranno anche un po'. Funziona molto bene, io l'ho provato con un giochino gratis, un gioco barra demo, proprio sviluppato da Oculus Team, che... E adesso non mi chiede come si chiama, non te lo saprò mai dire, però è veramente ben fatto, funziona molto bene in realtà, è un peccato che non stiano spingendo un po' di più su questa cosa, perché quella demo lì è veramente carina. Beh, da quello che ho capito è ancora comunque in via sperimentale dentro, probabilmente non è super affidabile per usarla in un gioco un po' più corposo, però insomma non so, vediamo. Tra l'altro ha delle cose temporanee, perché vedevo che supporta l'aggiornamento dello schermo a 90 Hz, sì. Ma per il momento solo nell'interfaccia e nei giochi ancora no. Sì, ci sono delle questioni un po' strambe, cioè la questione anche di questi 90 Hz, cioè sono arrivati con un aggiornamento che non puoi forzare, cioè devi aspettare che ti arrivi sul dispositivo. Mm. E come hai detto, cioè, non è che tutti i giochi magicamente girano a 90 Hz. No, chiaro, sì. Cioè, solo il back-end, e poi ogni gioco deve essere aggiornato. Quindi è un po'... boh, cioè, io mi aspettavo una roba un po' più di sistema, no? Cioè, quindi da ora in poi il limite è 90 e tutto. Sai quello cosa, che c'è gira 90. Però anche lì... Lì subentra il problema della line-up, perché alla fine la line-up di Oculus Quest è quella di Oculus Quest 1, cioè, nel senso, non è che siano ancora usciti molti giochi dopo il lancio di Oculus Quest 2, per cui probabilmente c'è anche quello, cioè devi costringere la gente ad aggiornarlo. Cioè, questo è un altro argomento, però trovare qualcosa che ti fa dire, ah ok, Quest 2 è una figata perché fa questo, cioè, è un po' difficile onestamente, cioè, io l'ho trovato un po' difficile. Guardare allo store e dire ok, su Quest 2 posso fare questa roba qui con questo gioco. Cioè, ma intendi rispetto all'1? Rispetto all'1, rispetto al Rift, non so. Beh, vabbè, cioè, rispetto agli altri visori, il punto è quello che abbiamo già detto più volte. Che, cioè, sì, la portatilità. Portatilità, non devi accendere il computer o quel che l'è per usarlo. E cioè, quello che intendevo dire è che loro hanno menato il cazzo con sta cosa del processore più forte, come si dirà in italiano, più potente. Sì, faccio l'elenco, visto che c'ho davanti la pagina. È più leggero di 70 grammi. Sì, anche lì
Dipende da che strappa hai, cioè, vabbè, okay, se hai lo strap di base. Sì, ma io in realtà, ecco, c'è anche questa cosa. Domanda? Posso fare la domanda? Sì, fa. Quanti di voi hanno comprato lo strap diverso? Io no. Io forse l'avrei comprato se non avessi speso 100 euro inutili in più. Io l'avrei comprato dopo il visore, dopo essermi reso conto che lo strap di base non è così stabile, almeno per la mia testa, non so per che ragioni. Peccato che l'hanno ritirato dal mercato quasi subito perché si sono resi conto che c'erano un sacco di unità difettose, e se fate un giro su Reddit vedete un sacco di foto di gente che ha una delle due bacchette laterali di plastica dello strap Elite spezzata, e quindi è introvabile da... paio di settimane dopo il lancio del visore hanno ritirato tutti dal mercato e credo non li abbiano ancora rimessi perché non si trovano, è inordinabile. Fantastico. Ma io devo dire, con lo strap non mi trovo male, però sì, effettivamente è vero che, cioè, devi faticare un po' per trovare la posizione giusta, e se non lo stringi bene si tende un po' a smollarsi, soprattutto la sistemazione, diciamo, orizzontale. Quella verticale è più stabile, ma i due fermi orizzontali tendono a scivolare dopo un po' che lo usi, specie poi se ti agiti, perché sì, credo che con lo strap base devi effettivamente ingabbiarti la testa stringendolo molto per renderlo super saldo, e alla lunga può dare fastidio. Con l'altro strap, avendo quel supporto dietro la nuca tondo, dovrebbe essere un po' più stabile, anche se senza schiacciarti la scatola cranica, ecco. Sì, soprattutto poi se vuoi evitare che entri della luce da sotto, devi praticamente fondertelo con le guance. Esatto. C'è però una... quello tendo a giocare con la luce bassa, e quindi non lo vivo troppo come un problema, però insomma. C'è uno dei ragazzi di Road to VR, forse uno dei siti di VR che seguo ogni tanto, che ogni volta che fa una recensione di qualcosa, di un visore soprattutto, si fa poi una foto dopo un'ora di utilizzo e quindi ci sono queste sue foto con la maschera da sub intagliata nella faccia, che fanno sempre ridere, e lui stesso dice l'ho usato, l'ho dovuto stringere molto, questo è l'effetto che mi ha fatto, perché sempre queste foto assurde. Sì, vabbè, allora, visto che stiamo menzionando i punti critici, io stavo continuando a guardare le differenze rispetto al primo. Hanno aumentato la RAM da 4 a 6 giga, hanno cambiato lo schermo da un OLED a un LCD, e che alcune cose, tipo, vedo che veniva un po' criticato per la resa dei colori. Io onestamente, non avendo usato granché con quest'uno, non saprei fare un confronto diretto, ma comunque sembra ok come qualità di quello che ci hai sparato in faccia, insomma. Io il salto verso l'LCD, quindi più grigio sugli scuri, l'ho notato onestamente. E sulla resa dei colori ho notato una cosa: non l'ho usato via cavo per un po', perché il cavo non mi era arrivato, l'ho usato wireless, e usandolo wireless, il software che si usa, Virtual Desktop, ha un flag nelle opzioni che permette di rendere i colori un po' più saturi. Se lo attivi, effettivamente i colori sono un po' migliori. Se poi ti metti a usarlo col cavo, invece tornano a essere quella via di mezzo, che non dico che è slavata, però fa un effetto differente. Ed effettivamente, sì, secondo me, se avevi provato un visore, lo stesso PSVR, che ha uno schermo OLED, come colori è migliore. Ok, vabbè, ci sta. Ma anche il movimento, come si chiama, il poter spostare le lenti per impostarle sulla, esatto, distanza fra gli occhi, che nell'uno c'era uno slider e qui invece ci sono tre posizioni, e poi teoricamente il software cerca di adattarsi in base alla posizione dei tuoi occhi. Capisco che quello possa essere un problema. Io devo dire, ho trovato una posizione in cui mi trovo bene, però insomma, comunque, essendo tre stacchi. Quale posizione usi? Quella centrale. Centrale, ok. Io sono obbligato a usare la terza perché si vede che ho gli occhi distanti, non so perché, ho fatto una misurazione allo specchio con un righello a mo' di, non so, film dell'orrore, appoggiandomelo sulla faccia e misurandolo la distanza tra le pupille, mi sono reso conto che devo usare la 3, e la fregatura di questo slider a posizioni fisse è che per qualche ragione strana, se lo imposti sul 3, quando poi indossi il visore vedi i bordi dello schermo. Cioè vedi lateralmente la fine proprio dello schermo, che sono, come dire, due rette verticali che ti danno un po' fastidio, fanno un po' effetto paraocchi da cavallo che appunto ti chiude la vista lateralmente e ti ci devi un attimo abituare. L'unico modo per non vederle è montare il distanziatore per chi utilizza il visore con gli occhiali, che a quel punto ti allontana leggermente gli occhi dallo schermo e non noti più i bordi dello schermo, ma perdi qualche grado
di angolo di visione, perché ovviamente allontani l'occhio dal... Ah, tra l'altro, vedi, io stavo pensando, io questa cosa anche quando ho provato allargando non l'ho notata, ma io ho il supporto per gli occhiali. Il distanziatore, sì. Anche sì, io. Sì. Ho provato a toglierlo, tra l'altro, ma cioè, ci stanno gli occhiali lo stesso, però si appiccicano un po' troppo, quindi alla fine ce l'ho visto. Sì. Sì, in realtà a me anche col supporto per gli occhiali a volte li sento un po' pressati, dipende da quanto stringo, eccetera, per cui insomma... Occhio a non rigare le lenti con la montatura degli occhiali se magari è molto netta, perché effettivamente c'è un rischio. Sì, no, c'è questa cosa mi ha preoccupato un po', insomma, poi visto che ci stavo dentro abbastanza bene. Tra l'altro, una cosa fantastica di cui mi sono reso conto, l'altro giorno stavo giocando ad Alyx, Half-Life, e ero lì che scattata la sparatoria, allora ero nascosto, mi sporgevo, prendevo la mira e mi è venuto, sai, tipo da film, a chiudere un occhio, no? Mi sono reso conto che se chiudo l'occhio destro vedo tutto sfocato, se chiudo l'occhio sinistro vedo tutto benissimo, perché c'è una diversa gradazione delle lenti. Sì, effetto collaterale, ma è così. Beh, che devi fare? Ma a proposito di questa cosa, vorrei sentire un po' la vostra opinione, perché secondo me, per me, non c'è un settaggio che, come si può dire, va bene per i miei occhi, e quindi probabilmente sono a metà tra 2 o 3, o sono oltre il 3, non lo so, però quello che vedo io è tipo che le scritte hanno tipo un'aura attorno, sono un po', come si può dire... Cioè, è come se abbiano una luce che esce dalle scritte. Non so se è una cosa dovuta alla distanza tra gli occhi o sono io che ho qualche problema. No, beh, è difficile... vedi. Beh, è difficile di base... Cioè, io, tipo, le prime volte che ho giocato non mi sono reso conto che non lo stavo sistemando perfettamente in altezza, e anche quello mi creava un sacco di fuori fuoco. Però, per esempio, un mio amico mi diceva che lui, in realtà, la sua posizione è riuscito a trovarla fermando le lenti a metà fra due posizioni. Sì. Ah! C'è anche quella roba lì. Sì. Però anche lì, perché... se tu fai lo scattino, lui poi si aggiusta anche via software. Quindi non so se lo metti a metà come la prende. Bella domanda. Ti consiglio di provare davvero a misurarti la distanza tra le pupille col righello, anche brutalmente come ho fatto io, perché almeno poi puoi andare a vedere ogni scattino a che distanza corrisponde, riesci un pochino a farti l'idea. Ci ho provato, onestamente. Ah, ok, perfetto. Anche con un'app che ti devi mettere tipo un telefono in testa e un altro telefono ti inquadri. Ho fatto delle robe strambissime. E tra l'altro ogni sistema mi ha dato dei numeri diversi, quindi ma in realtà quel difetto che vedi tu esiste, si chiama aberrazione cromatica, ed è appunto quell'alone forse tra il viola e il rosa che vedi attorno ai testi. In realtà poi io ho indagato un attimino il fenomeno, perché ho poi scoperto di nuovo sempre su Reddit, quindi non ho ancora capito quanto la cosa è diffusa e quanto sia vera oppure quanto è fisima di alcuni utenti, me compreso. Ci sono visori diversi con lenti diverse. Ora non so il modello che avete voi, in base magari anche quando l'avete comprato o da che zona del mondo, però vedrete in giro che ci sono vari visori con delle lenti leggermente diverse, alcune hanno una lettera stampigliata sopra, alcune sono incollate, quindi si vede che hanno dei puntini tutto attorno. Pare ci siano lenti migliori dove l'aberrazione cromatica è minore e lenti peggiori, come forse il mio, dove l'aberrazione cromatica è peggio. Quindi lì purtroppo mi sa che va un po' a fortuna. Un po' lotteria. Cioè. Strano, non succede mai con l'acquisto di console hardware. ricordo con affetto quando Xbox 360, oltre ad avere il Ring Red of Death, saltò fuori che c'era anche il problema che a seconda di quanto ti era andato di culo c'era un lettore di dischi migliore o peggiore. Ma anche con la prima Xbox, è proprio a Microsoft che è affezionata a sta cosa. Beh, ma anche adesso con PlayStation 5 c'è il discorso che alcuni modelli hanno una ventola con 12 blades e alcune con meno. Comunque componenti che hanno usato. La PlayStation VR invece non ha possibilità, ad esempio, di regolare la distanza tra le lenti se non via software. Ok, quindi è una cosa... Quindi magari è una cosa che si può, in qualche maniera, si può poi aggirare, se lo fanno. In linea teorica, Quest
aggiunge alla, all'impostazione che fai tu meccanica un aggiustamento fatto da lui, software, però in automatico, cioè non è che intervieni tu, non so se poi ci siano delle applicazioni fatte da terzi che ti permettono di modificare ulteriormente. Cioè, però lui in automatico come fa a capire che io sto vedendo correttamente oppure no? E quello è il punto. Cioè, come fa a capire che i miei occhi sono più ampi di quanto il... Scusa, ma che domande fai? Si aspetta. È Facebook, ti guarda. All'interno delle lenti c'è una telecamera. Sa tutto quello che fai, dentro e fuori dal visore. Voglio dire, vede le mani, vuoi che non guardi gli occhi. Insomma. Ah, giusto, adesso che ho nominato mani, mi è tornato in mente una cosa che volevo dire prima, poi siamo finiti a parlare di altro. Anche il supporto comunque alle mani non è ancora così integrato nel sistema, perché ad esempio app come Netflix o altre app di streaming, quando le lanci devi poi per forza prendere in mano un controller e usare quello, se usi le mani non ne frega niente, non le rilevi. Mentre c'è un'app che adesso non mi ricordo come si chiama, comunque quella che uso per guardare video, nel senso proprio filmati che gli passo dal computer, e lì invece rileva le mani, ma del tipo che sono fermo, sto guardando il video, muovo la mano e appare e mi appare l'interfaccia per mettere in pausa. No, stavo solo grattandomi la testa, stai fermo. Sì, comunque devono ancora effettivamente integrarlo in tante app, perché in molti casi sarebbe anche comodo. Netflix di turno io mi aspettavo che funzionasse, perché appunto i controller li avevo mollati da un'altra parte, stavo guardando un episodio di una serie e mi sono messo a smanacciare davanti per cercare di beccare il cursore, in realtà non mi stava rilevando la mano, e quindi ho capito, ok, mi alzo, vado di là, recupero il controller, eccetera eccetera. Un'altra cosa a riguardo è, avete notato che è possibile attivare le camere per vedere attraverso il visore senza toglierlo? Sì, sì, assolutamente. Sì, è ma una come cosa si fa però? Perché io sì, pensavo, avevo visto qualcuno tipo in qualche video su YouTube darci tipo due botte sul lato. Esatto. Tipo, è così. Sì, ma allora devo attivarla questa tipo, cosa, perché a me non funziona. Sì, è un'opzione sperimentale, tipo. Ah. Non è una roba che puoi attivare direttamente. Non mi ricordo come l'ho fatto, ma è una cosa che ho fatto subito. Che avevo tipo trovato una lista, le cose che dovresti fare quando hai comprato queste due. No. Ma anche sì, perché la prima volta che lo accendi lo fa, perché quando fai la room scale fa quello alla fine, e quindi me ne voglio farlo in qualsiasi momento, provare. Sì, è comodo, sì, è più che altro quando hai lasciato i controller in giro, dai quei due colpi laterali e vedi attraverso e recuperi i controller senza distruggerti la faccia contro la scrivania che non pensavi fosse lì, e recuperi i controller, dagli altri due tocchetti e ritorni in guardia, quindi è molto comodo. Sì, oppure a volte mentre stai giocando ti appare il muro dei confini che hai impostato e dici, aspetta un attimo, quel muro significa che sto andando a sbattere contro la TV o che c'è il divano? Perché è abbastanza differente come risultato, sì, della cosa, se muovo la mano, sì, in quella direzione. Sì. Comunque, scusa, vuol dire anche che si possono fare i giochi in realtà aumentata? Con la qualità temo di no. Quella camera lì, non lo so. Ma sai, magari non cose del tipo vedi la stanza attorno a colori e tutto, però cose con piccoli interventi, elementi che ti... Mi pare che Beat Saber c'è scritto in maniera sperimentale, supportata, alla realtà aumentata. Certo, sì, non puoi fare HoloLens. Sono camere bianco e nero comunque, quindi sì, certo. Quella cosa lì già penso un po' limitante, però... Beh, puoi fare il gioco ufficiale di Quarto Potere, non so, degli anni 40. Scusa, di Beat Saber. No, la questione di Beat Saber credo che sia più che altro che supporta la possibilità di essere ripresi con un green screen e finire dentro al gioco quando crei un video. Ok. Quello come realtà aumentata, nel senso che alla fine nel video tu sei nel gioco, però non è che puoi mettere oggetti reali dentro il gioco. Beh, poi non lo so, magari mi sbaglio. Una cosa che potrebbe fare magari è una qualche forma di quello che dicevi tu, che fa Index, o magari più Rozza, però rilevare oggetti che tu raccogli e usarli nel gioco. Hai il controller in mano, quindi... No, è chiaro, deve essere un gioco che supporta l'utilizzo delle mani invece del controller. Sì. Ah, giusto. Vabbè, giusto. Sono pippe mentali, per carità, però mi sembra una roba che potrebbe avere senso. A livello di interfaccia, sistema operativo, applicazioni, negozio, ci sono cose che vi hanno colpito in positivo, in negativo? Mi sembra tutto Io, abbastanza... Onestamente, se posso,
Cioè, no, non puoi. Perché non, non so, io sempre chiedo prima di... Il sistema operativo lo trovo molto, molto, come si dice, lacking. Scusate, non mi ricordo più l'italiano, è da un sacco che non parlavo con altre persone in italiano. Cioè, mi sembra che mancano un sacco di cose. Manca un sacco di interazioni che io farei in modo semplice su altre console, su altri sistemi. E qua, boh, mi sembra di fare troppi passaggi e non capire mai benissimo dove mi trovo nei menu. Perché ho sempre dietro questo menu che mi dà delle informazioni inutili, perché boh, cioè sono tipo i giochi più recenti che ho giocato di recente, lo store è sempre lì dietro, e poi posso tirare fuori questo menu da sotto che lo manovro con uno slider dall'altra parte, non lo so, mi dà sempre questa sensazione di un menu che è stato fatto tanto per farlo. Però non è stato pensato benissimo con le interazioni, come si dice, uomo-macchina in mente. Non so la vostra esperienza. Io quando lo accendo non guardo mai il menu grande, tiro sempre fuori col tastino il menu da sotto. Assolutamente sì, cioè, non so chi utilizzi quel menu lì dietro, perché non ci trovo una grande utilità onestamente. Cioè, però guardo su lì, perché magari cliccando sul menu sotto ho aperto qualcosa che si apre là e allora utilizzo quello che si è aperto là sopra, ma se no sì, io uso sempre il menu sotto. Però in generale non mi trovo scomodo, non so, forse non mi viene in mente cose che farei. Ma detto una cosa, che io console casalinghe sono fermo di una generazione, quindi magari non c'ho neanche in mente funzioni di PlayStation 4 e Xbox One che mi mancano qui. Io ormai questa generazione l'ho fatta giocando su PC e quindi sono abituato a interfacce oscene perché l'ho fatta su PC e quindi mi sembra normale quella di Oculus Quest 2, non so, tu... Però, cioè, non lo so, essendo un dispositivo Android poi, cioè di base, mm-hmm. io mi sarei aspettato anche delle opzioni dispositivo molto più espanse, e invece c'è proprio, c'è pochissima roba, cioè, non c'è nulla a che puoi selezionare nelle opzioni, non lo so, cioè adesso è onestamente da un pezzo che non lo uso, quindi... Non ti saprei neanche dire, manca proprio questa roba l'avrei messa in un altro posto. Però la mia sensazione utilizzando il sistema operativo è che ci sono pochissime opzioni, quelle che ci sono non sono utilissime e la disposizione delle cose non è effettivamente facilmente comprensibile. No, beh, ma è interessante sentire, perché io sono probabilmente più entusiasta, in parte sicuramente perché, appunto, come dicevo prima, pur avendo provato tanti visori, è il primo che ho in casa. Non è vero, ho Oculus Go perché mi è arrivato per lavoro, ma in realtà l'ho usato anche pochissimo perché non avevo un telefono compatibile, quindi potevo solo guardarci i video. Mi rendo conto che ce l'ho da un mese e mezzo e ho giocato solo con Quest 2, tranne quando ho fatto un po' di retro gaming e quello, vabbè, ci ho giocato con l'emulatore o con Super Nintendo Mini e via dicendo. Però tutti i giochi nuovi che ho giocato erano giochi per Quest 2, perché proprio sono entusiasta, mi sto divertendo un sacco e c'è ancora un sacco di roba che voglio provare. Però mi piace anche, ti sento invece a te molto, molto più moderato su tutte le cose di cui stiamo parlando, ed è buono, perché sennò diventa solo io che dico «Oh, una figata!» Sì, no, immaginavo di entrare nella conversazione essendo l'unico negativo, negativo, comunque non entusiasta della conversazione, però non so quanto riuscirò a tenere la discussione accesa. No, poi mi beccate anche nella settimana in cui sto giocando ad Half-Life Alyx, quindi proprio l'entusiasmo non potrebbe essere più in alto, penso. Voi altri due, Alessandro, Gregory, sull'interfaccia, in realtà io riguardo la CV1 l'ho vissuta un po' l'evoluzione dell'interfaccia di Oculus, addirittura ho visto l'interfaccia di Oculus quando erano ancora kit di sviluppo, il famoso DK1, il famoso DK2, che erano ancora degli accrocchi praticamente. Sì, io, tra l'altro, faccia. L'avevo provato quando alla Gamescom avevano quello tenuto assieme con il nastro adesivo e il facevano provare. Sì, credo sì. Con Doom 3, non vorrei sbagliare. Mamma mia, può essere. Mal di testa istantaneo, nausea. l'interfaccia in realtà è un po' un loro marchio di fabbrica, perché alla fine quando loro sono usciti col primo visore commerciale, che era il famoso CV1, almeno come l'ho interpretata io, la loro filosofia è stata: ok, dobbiamo mettere uno scenario 3D
anche configurabile, quindi potevi farti la terrazza sul mare piuttosto che la villa toscana, piuttosto che gli N scenari che avevano messo dentro. E perché ci deve essere? Perché ti deve dare l'effetto dello spazio, perché deve farti percepire la profondità più e come trasportarti in un luogo in cui non sei, eccetera, 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 dare quel cavolo di effetto wow. Davanti a questo ci dobbiamo mettere un menu, perché sennò senza un menu la cosa non funziona. E quindi mi ricordo che le prime versioni erano veramente lo scenario 3D in cui eri immerso, con davanti alla faccia sto pannello con mille cose sopra, che poi credo abbiano un po' tentato di razionalizzare versione dopo versione, fino ad arrivare alla versione attuale, che non è così diversa da quello di Rift, è un po' una via di mezzo. Rift ha quelle cose leggermente differenti, che poi in realtà vedi, perché quando colleghi Quest al PC ti parte poi l'interfaccia di Rift, quindi puoi dare un'occhiata anche a quella in qualche modo. E neanche a me fa impazzire, Paolo, quindi ti capisco benissimo. Sul fatto che ci siano poche opzioni, anche se è un dispositivo Android, in realtà penso che la risposta sia per il fatto che sia un dispositivo Android, ma è un ecosistema super chiuso, e quindi penso che vogliono farti toccacciare il meno possibile cose che non dovresti toccare, quindi hanno limitato al massimo le possibilità. Forse anche perché in realtà di fatti che il target di questo visore qua è per loro è il mass market più totale, quindi dovrebbe comprarlo dal 18enne al 90enne, quindi meno sì, poi rimane per... cioè, il suo essere Android comunque lo vedi anche nel fatto che in realtà ci metti 5 minuti col side load a lo colleghi al PC, sblocchi sì, e puoi installare da qualunque a quel punto e smanettare, spostare file e via dicendo. Certo. Però è quello che dicevi esattamente tu, che cioè io sento tantissimo la questione che non è pensato per il nerd che vuole mettersi e andare a guardare nel minimo dettaglio, ma è proprio un'interfaccia base che ti spiattella in faccia il contenuto in modo tale che tu vai dentro e basta. Cioè, mi ha dato proprio quella sensazione lì. Ma anche su tutta la piattaforma Rift era così, in fin dei conti, perché non è che, anche se quelli erano dei visori puramente PC che dovevi per forza collegare a un PC, ti dessero la possibilità di settare chissà che parametri, tant'è che poi sono nati una pletora di micro software per alterare 200.000 cose che andavano, che so, ad alzare la risoluzione oltre quella del visore, in modo che poi quando lui facesse il downscaling comunque si vedesse meglio, piuttosto che altri anti-aliasing vari, super sampling, chi più ne ha più ne metta. Però erano tutte cose che sotto il cofano c'erano, dall'interfaccia Oculus non potevi toccare, se eri lo smanettone, come dicevi tu, ti scaricavi questo softwareino e ti mettevi a ramanare e a cercare di tirar fuori quel livellino di dettaglio in più che poi chissà chi notava, perché in fin dei conti la risoluzione davanti alla faccia che hai è quella, ce l'hai a mezzo centimetro dagli occhi, quindi onestamente pippe, credo. Direi. Però sì. Io non voglio essere, diciamo, lo smanettone che sta... Cioè, per me come opzioni va bene, cioè non voglio che ne tirino fuori più di tante, non mi interessa. Però l'unica cosa è che l'ho trovata un pochino disorganizzata, forse, l'interfaccia. Cioè, certe cose mi danno in culo, tipo che non puoi cancellare i giochi. Nel senso, io cancello la demo di Beat Saber, ma mi rimane sempre nell'elenco dei giochi che ho lì. E questa cosa mi dà un fastidio terrificante. E solo che dice, dai, riscaricala, su, riscaricala. Cosa scarico? Ho comprato il gioco. No, riscarico. Esatto, cioè a me queste cose mi sono ordinato, sono puntigliose, queste cose mi danno fastidio. Come mi dà fastidio dover andare a cercare i software che scarichi da SideQuest dentro il sottomenu nascosto e dove ci sono tra l'altro le icone dei giochi, quella cosa lì mi fa impazzire. Infatti non sto scaricando niente da SideQuest proprio per questo motivo qua, voglio dimenticarlo. Ma quindi scusa, hai detto demo di Beat Saber perché vuoi dirmi che tu non hai Beat Saber? No, ho comprato la prima la demo. Mi stavo esaltando perché allora rimango l'unico essere umano sulla faccia della Terra che ha un visore VR e non ha Beat Saber perché i suoi gusti musicali sono... Ho resistito tanto però, ho resistito tanto perché se tu consideri che avevo già la PlayStation VR in casa da anni e non l'avevo scaricato, sono stato stoico da questo punto di vista. Credo sia il primo gioco che ho comprato.
Immaginavo, ma è così quasi, per quasi tutti in realtà. Tutti partono da Beat Saber o da Google Earth VR, che sono, come dire, i due entry level per... Sì, per l'ho provato subito, ma dovevo ancora aggiornare il PC e girava da schifo Google Earth VR. Quindi, sì, vai, allora io c'ho anche il fatto che a me piacciono i giochi musicali, quindi figurati Beat Saber, era scelta inevitabile. Piacerebbero anche a me, peccato che tutte le volte che ho avuto l'impulso di comprarlo ho guardato la tracklist, mi sono reso conto che non conoscevo un pezzo che sia uno, non sono andato ad ascoltare un paio e ho detto no, non ce la posso fare. No, ma poi alcuni veramente, cioè io non sono tanto da musica tunzettara, come dire, però devo dire che alcuni di questi pezzi poi ti entrano in testa. Sono quello il problema, ti entrano in testa e non ti lì è l'effetto pubblicità team, può anche farti cagare una canzone, ma dopo due mesi che la senti non riesci a levarla. È un po' così. Sì, ma guarda, in realtà a me, io per i giochi musicali mi interessa relativamente la canzone, anche perché nella mia esperienza i giochi che ti permettono di mettere le canzoni che vuoi, quelle che piacciono a me poi sono una palla da giocare. mi puppo quello che mi passano, che so che quantomeno ci hanno fatto sopra del game design sensato. Bravo. E mi diverto anche se la canzone non mi piace. Qualcuno ci ha lavorato, sarà buono, no? È in linea di massima, tende ad essere così. E Beat Saber è veramente figo. Ma stavo pensando a una cosa, visto che abbiamo menzionato più volte indirettamente la connessione al PC, volevo dire due parole anche su quello, che alla fine è un elemento, secondo me, da un certo punto di vista è secondario, perché comunque te lo vendono come prodotto autonomo, ed è proprio il visore che è pensato per chi non, cioè se sei uno che ha il PC da combattimento, probabilmente sei anche uno che si compra, che ne so, Rift, Vive, Index, quel che l'è. Non necessariamente, perché uno dice, con tutto quello che ho speso per farmi il PC da combattimento magari mi basta spendere 200 euro per la realtà virtuale, che c'è anche questo fattore, però ti dà questa opportunità qui, ufficialmente solo connettendoti col cavo USB super lusso, poi ho visto che ci sono anche le varianti cinesi che costano meno, non ho idea, ma in realtà tu installi col famoso sideload, fai la patch a Virtual Desktop, perché Virtual Desktop ti permette di usare il tuo PC da dentro QuestQuest passando per il wifi, applichi questa patch e improvvisamente puoi fare Oculus Link, ovvero usare i giochi in VR che stanno sul PC anche passando dal wifi. Da quello che leggevo consigliano di avere wifi 5 o 6, io ho il wifi 5, quello proprio, cioè non è che ho un router buono, ho il router del mio fornitore di internet, quello proprio che mi hanno dato loro incomodato. Devo dire che gioco lo temevo, probabilmente contribuisce il fatto che ho appena mi sono appena rifatto da zero il PC, quindi motherboard, RAM, processore, ho la 3070, cioè quindi probabilmente anche il PC che è potente da una mano, perché in effetti prima di cambiare la scheda video, avevo già cambiato tutto il resto ma non ho ancora la scheda video e Google Earth andava da schifo, però adesso gira tutto benissimo e sto giocando appunto ad Half-Life Alyx senza problemi, passando per il Wi-Fi 5, ripeto, non un router di grande qualità. Certo, ce l'ho a un metro il router quando gioco, magari aiuta anche quello, non lo so, però gioco bene, gioco bene nel senso che se mi metto lì mentre sto giocando ad Alyx, se voglio vedere che c'è il lag mi agito la mano davanti agli occhi e sì, vedo che c'è un lieve ritardo, ma giocando normalmente non ho nessun problema, ed è figo, cioè vuol dire che comunque puoi accedere ad Alyx, a Lon Echo, a, che ne so, tutti i giochi che non sono VR ma la supportano, tipo Resident Evil 7, Star Wars, Squadrons e via dicendo, e dai la realtà virtuale di quei giochi lì senza cavo, che di nuovo per me è veramente una cosa che fa una differenza enorme, soprattutto poi in un gioco come Alyx, dove sei lì, aspetta che giro intorno alla roccia, devo schivare la lingua che scende dal soffitto, che mi penzola davanti agli occhi, è veramente spettacolare. Tra l'altro, l'altro giorno non me ne ero accorto, io perché ho un ripetitore nell'altra stanza di wifi, non è la rete mesh, su me è proprio semplicemente un ripetitore che piglia e rimbalza la connessione, perché quando qua le pareti sono quello che sono, mi serve insomma se devo usare il laptop nell'altra, al piano di sopra, e non mi sono accorto, questo si era attaccato al ripetitore che è una stanza di distanza. Me ne sono accorto perché mi sono messo a giocare ad Alyx e improvvisamente mi sembrava di essere quando nel 98 giocavo a Quake 3 online col 36K con la stanza che arrivava dopo un po' quando mi giravo, i mostri che apparivano e scomparivano e roba del genere.
Per cui sì, effettivamente, se non hai una connessione che ti supporta, si gioca da schifo col virtual desktop. Non so se voi avete, cioè qual è la vostra esperienza su questo tipo di cosa. Vi lascio la parola. Io in realtà arrivo a Quest in realtà dai visori PC, non avevo in programma di comprare un visore standalone, però quando poi Oculus ha deciso di prendere questa piega di puntare sui visori standalone eventualmente collegabili ai PC, mi sono adeguato e ho detto ok, anche per questioni di costi, volevo cambiare visore perché ormai CV1 iniziava ad avere un po' di anni di lavoro sulle spalle, con anche un po' di problemi di cavo che poi l'assistenza non supportava più, quindi se mi si fosse rotto il cavo non avrei più potuto usare il visore. Gli altri visori costavano un sacco di soldi e costano ancora un sacco di soldi, è uscito questo, ho detto va bene, lo userò in modo ibrido. In realtà lo uso anche abbastanza col cavo, più che altro perché gioco i simulatori di guida, che è uno dei pochi contesti in cui il cavo non ti rompe le scatole, perché comunque sei seduto con un volante davanti, il cavo lo puoi passare... Chiaro. Dietro e non ti ci attorcigli dentro, sta lì e non ti rompe le scatole. Cioè, i giochi in cui comunque non staresti a camminare per la stanza. Infatti. Ero scetticissimo sull'utilizzo wifi, anche perché comunque, Carmack stesso nei suoi vari vaneggi agli Oculus Connect, che è la fiera annuale di Oculus, ogni volta che gli chiedevano, hey John, ma... qualcosa di totalmente wireless, lui sì, ci stiamo pensando, ma mille, che secondo me erano meno nella mia testa, erano legati al fatto che per loro garantire una cosa che funzionasse bene wireless, come dire, c'è una dipendenza da un'infrastruttura di rete della persona che ha in casa, che è fuori dal loro controllo, e quindi si sarebbero trovati a vendere un prodotto che poi funzionava male per colpa e non loro, e quindi mi sono sempre detto wifi funzionerà male, malissimo, figuriamoci con software non ufficiale. Invece non è così, e la cosa è emersa abbastanza in fretta da chi ha ricevuto il visore tra i primi, perché bastava leggere un paio di commenti e molti dicevano cavolo, ho installato virtual desktop e... è come giocare col cavo ed è fantastico. Quindi io nel mio totale scetticismo ho ricevuto il visore, sono nella tua stessa condizione Andrea, perché uso un router del fornitore di connettività, quindi ho detto vabbè, non sarà il router della vita, proviamo. E la realtà dei fatti è che, fatto quel tot di passaggi che servono a installare il software non ufficiale, a patcharlo, poi funziona egregiamente. Non dico che a livello del cavo, perché come dici tu, se ti giri di scatto noti quel rallentino, ma nella foga e se ti lasci un attimo prendere dal contenuto che stai utilizzando, non te ne rendi conto assolutamente, giochi benissimo anche senza cavo. Diciamo che poi il limite diventa la batteria del visore, ecco. Chiaro, se c'è la batteria del visore c'è anche il fatto che vabbè, magari se giochi via cavo probabilmente, oddio, dipende anche dal PC che hai, immagino, però magari ti conviene abbassare un po', che ne so, il dettaglio o la risoluzione giocando in wifi rispetto a giocare via cavo, perlomeno vedo che questo viene consigliato, poi, perché comunque alla fine stai streamando, però insomma, cioè, ripeto, io sto giocando ad Alyx, che, correggimi se sbaglio, credo se non è il gioco in VR più esigente dal punto di vista tecnico, comunque è fra quelli più esigenti. Sì, sì. E insomma, sto giocando benissimo, non ho dubbi che se mi fai un confronto stile Digital Foundry fra giocare in wifi, giocare col cavo e giocare con l'index, ci sono delle differenze sensibili, però il punto è che io sto giocando bene, non ho mai sensazioni tipo mi sta mettendo a disagio o non sta funzionando bene, e oltretutto col wifi 5, neanche il wifi 6. Sì, anch'io con wifi 5, infatti. E vabbè, questa roba per me è veramente l'apoteosi, perché è chiaro, ok, devi giocare nella stanza perché devi essere vicino al router, quel che vuoi, non è che posso andare in giardino, se vado in giardino probabilmente non mi arriva neanche il gioco, però vuol dire che posso giocare a tutta sta roba e posso comunque giocarci senza dovermi attaccare il cavo, che è una roba che odio. Sì, è abbastanza stupefacente, quindi... Credo anche che il programmatore di Virtual Desktop, che è appunto il tool che serve per streamare, si sia fatto anche qualche soldo col software che ha fatto. Tra l'altro, anche perché non viene via poco. Non costa poco. No, infatti non costa poco, è l'unico che funziona veramente. Lui lo sta sviluppando da solo dai tempi del Quest 1, quindi penso che poi con la vagonata di Quest 2 che sono stati venduti, e non dico che il 100% delle persone hanno comprato il software di streaming, perché molti utenti saranno... super basic che useranno solo il visore standalone, però la realtà dei fatti è che un sacco di licenze le ha vendute, quindi qualche soldino se l'è fatto. Ah sì, ma sicuramente. Beh, poi c'è anche il fatto che comunque
in linea di massima, se tu fai quell'operazione è perché vuoi giocare a giochi che non girano su Quest, e che quindi sono giochi che comunque non dico che richiedano un PC Super Ninja, però comunque un PC da gioco. Sì, assolutamente sì. Quindi sei comunque uno che investe in questo tipo di hardware, sei un utente un po' più smaliziato di quello che probabilmente è l'utente tipo che cerca Oculus, ecco. E tra l'altro sono 500 euro di scheda video l'hai spesi probabilmente. Più del visore, via. Vabbè, poi certo, non è che ti fai il PC da gioco solo per quello, te lo fai perché comunque ti faresti il PC da gioco, altrimenti sì, chiaro. Sei matto. Però sì, comunque sono d'accordo sulla tua considerazione, cioè secondo me è effettivamente così, Oculus non vuole considerare almeno per il momento come cosa ufficiale il wifi perché è una roba troppo labile, è troppo difficile avere la certezza che il tuo acquirente ha una struttura di rete e un hardware che fa sì che possa effettivamente poi fare quelle cose a una qualità decente, allora non la supporti ufficialmente, anche se è un po' la modalità Apple, cioè si può fare ma siccome non ho la certezza che funzioni perfettamente non te la faccio fare perché non posso fare brutta figura. Chiaro. Però è figo perché ti apre le porte, appunto abbiamo detto, i giochi che comunque su questo non arriveranno mai, però anche a, come dicevo prima, io il gioco preferisco averlo su Quest per la portabilità, però veramente, cioè se mi fai l'Humble Bundle che al prezzo a cui compro un gioco nel negozio di Quest ce ne ho 10, metà dei quali oltretutto su Quest manco usciranno, e vabbè, meglio. E poi comunque ti apre tutto un mondo di piccoli sviluppatori, giochi gratuiti eccetera che stanno solo su PC e che sono belli insomma da provare, da vedere. Ma comunque la riprova del fatto che Virtual adesso funziona bene è che normalmente quando una cosa non va così bene online i pareri sono tutti a me non va, ho un sacco di problemi, che rogna, non riesco a risolvere. Invece, se guardi i pareri su Virtual Desktop, sono tutti, uè, ma funziona benissimo. Oh, ma non ho dovuto fare niente, col mio router schifoso funziona alla grande. Oh, ma l'ho attivato e non ne faccio più o meno. E quindi, quando ti rendi conto di questa cosa, vuol dire che se i pareri sono così tanto positivi e nessuno se ne lamenta, vuol dire che veramente funziona. Sì, sì. E questa cosa è importante perché, ripeto, come dicevo all'inizio, diverse persone, anche persone che comunque sono anche abbastanza appassionate di videogiochi e quindi magari ti aspetti che lo sappiano, chiacchierando su Facebook gli ho spiegato, no ma guarda che il bello, non lo sapevano, cioè il bello di questo è che è una roba indipendente per i fatti suoi e già questa cosa gli apriva un mondo, ah ma davvero, cioè compro quello, e in più puoi sì, se hai il PC da gioco, giocare alla roba su PC, però non è che ti serve averlo, è un'opzione in più che comunque buttala. Cioè non se ne esce, cioè di fatto io posso giocare, che ne so, Star Wars Squadron senza dover spendere 900 euro di index, sì. Che è notevole come cosa, adesso magari non è 900 euro, ho detto una stronzata, quanto costa? Diciamolo. Non mi ricordo più, guarda, apro Steam adesso, sì, sarà sui 900. Attenzione, la pagina non funziona. Ottimo, stanno tutti scaricando Cyberpunk e quindi intasano anche Steam. Bella, c'è il Vive Pro Kit completo, 1199 euro. Vero, Index è un po' sparito, solo visore 5,39 in questo momento su Steam, poi sì, ci devi aggiungere i controller e i sensori, quindi guarda, io adesso sono su LDLC che è uno dei negozi di hardware PC eccetera più grossi di Francia, l'ho presa lì la 3070 e il set completo è quello, cioè il visore, i controller e le tre cassotte sono 1199 euro, cioè, Su Steam l'ho trovato adesso 1079 e non è disponibile. Invece qua ce l'hanno, vedi, per costa di più perché ce l'hanno, fanno markup su. Ok. Però ti regalano Alyx, eh? No, guarda, okay. l'ho comprato volentieri. Onestamente. Ecco, devo dire una cosa. Prima tu parlavi di menu interfaccia. C'è questa cosa che non so se è solo mia o se è una roba alla fine normale, che quando sei nei menu li voglio i più semplici possibili, perché mi sento veramente stronzo nella realtà virtuale a perdermi fra 18 menu che col mouse ci metterei 2 secondi, ma col puntato vai là, aspetta, sposta, cioè a fare la roba vecchia. In realtà poi nel gioco è l'esatto opposto, cioè cose che in un gioco tradizionale che controlli col pad o col mouse troverei super macchinose,
con la VR sono in realtà fichissime proprio perché sono macchinose, cioè è bello essere lì e muovere le mani e prendo la roba dalla cintura, apro l'inventario, sposto gli oggetti di qua e di là, prendo il caricatore, lo infilo nella pistola, poi muovo il coso per far entrare il boss dentro la canna e poi mi rigiro, appoggio la cosa, cioè tutte quelle cose che se dovessi farle col pad sarebbe mica che palle ogni volta e fai questo e fai quello, è sì, veramente l'opposto. Sì. Beh, certo, se è fatto sì, bene, sì. È studiato bene, sì, certe volte, adesso non ti so fare degli esempi, però cioè, certe volte mi sembra che, cos'era, tipo Onward, che è un simulatore di militare, cioè mm-hmm. c'ha delle cose che tu devi fare per prendere, lasciare, togliere, rimettere, che danno esattamente l'idea che hai detto tu, evidentemente qualcuno ha pensato la stessa cosa, ha detto figata, facciamo tutto così, però cioè, l'idea è il contrario, cioè non è che tu hai fatto questo sistema perché è più comodo, tu hai fatto questo sistema perché ti sembrava figo e quindi l'hai fatto in una maniera un po' approssimativa e quindi sei sempre lì che devi cercare di capire, allora la mano la devo mettere dietro di 90 gradi perché se no non prendo il caricatore, prendo la pistola e quindi a quel punto, cioè tipo in Alyx che puoi scegliere l'arma velocissimamente dallo stick, è molto più comodo, no? Sì. Anche, sai che io mi trovo scomodo però a fare quello e credo sia proprio perché non lo so, mi trovo, mi rendo conto che può sembrare quasi sacrilego ed è un gioco infinitamente inferiore, però il gioco di Guerre Stellari che ho citato più volte, di Tales from the Galaxy Edge, secondo me è più, non voglio dire raffinato, poi la gente mi mena, però ha delle cose di movimento, di controllo che trovo migliori rispetto ad Alyx. Poi Alyx ti fa fare 100.000 cose in più e più fighe, magari è banalmente una questione di imprint, nel senso che ho giocato prima questo gioco di Guerre Stellari, mi sono abituato a fare i momenti d'azione con quelle meccaniche lì e quindi adesso mi devo riabituare ad Alyx. Poi effettivamente ho il dubbio che possa essere quello, anche perché credo che dietro lo sviluppo di Alyx ci sia una quantità di playtesting imbarazzante, yeah, perché sì, hanno fatto smontato sì. E rifatto il gioco 52 volte. Io un esempio che faccio sempre su questa cosa dell'interfaccia è questo, cioè vi ricordate le animazioni di ricarica del primo Killzone per PS2? Sì. Duravano un quarto d'ora. Sì. Finivi i colpi e dovevi vederti questa animazione di lui che apriva il calcio del fucile, iettava il caricatore, ne prendeva un altro e te la dovevi vedere e intanto ti sparavano addosso qualunque cosa perché tu devi succare questa animazione, intanto eri totalmente sguarnito. Cosa che invece in VR, visto che la devi fare tu, a volte funziona. In Alyx funziona perché ha quel grado leggero di macchinosità, ma che secondo me serve più che altro a metterti tensione, perché puntualmente quando devi cambiare un caricatore è perché sei in una situazione rognosa, di svantaggio, con 26 bestie intorno e nel peggio momento. E quindi un pochino questa cosa penso non l'abbiano anche sfruttata a vantaggio per farti appunto metterti quella foga addosso di dover fare la cosa in fretta, ma bene, perché se non la fai abbastanza bene poi non funziona. E poi sono quelle classiche cose da fin dai tempi, sì, ma in Resident Evil cammini come, come se avessi dei problemi alla sciatica, perché così è più teso. Funzionale, esatto. Vabbè, poi, comunque queste cose qua devono essere così nella realtà virtuale, perché chiaramente ti coinvolgono di più. Se cambio caricatore schiacciando il bottone non è la stessa cosa. No, è chiaro, sì. Ma lì c'è quel fattore che... è un po' come in multiplayer è tutto più divertente. Quanti giochi brutti abbiamo giocato un sacco di tempo perché in multiplayer ci si tirava le gomitate. E qui c'è un po' questo effetto, nel senso che alla fine ci sono giochi che se li stessi giocando sulla TV col pad sarebbero poca cosa, ma il fatto che sei lì dentro, che fai tu le cose con le mani e che magari è il gioco di, che ne so, sparo a caso, di Iron Man, o il gioco in cui combatti con la spada laser che ti aggiunge cioè stai facendo Guerre Stellari ma ci sei dentro, rende tutto più bello. Io continuo a citare questo gioco perché ci ho giocato ed è recente, ma questo qua di Guerre Stellari, se lo astrai dal fatto che è il gioco di Guerre Stellari in realtà virtuale, è un FPS un po' mediocre, solo molto curato come opzioni, lì dentro è estremamente divertente. Ecco, però a questa cosa, che secondo me è un po' un problema in generale dei giochi in VR, ovvero questo qui è un FPS sostanzialmente,
super curato, capillare, versatile in termini di opzioni per il controllo, nel senso che ha veramente tutto, il movimento a scatti, il teletrasporto, la levetta analogica per muoverti come un FPS, puoi giocare seduto, puoi giocare in piedi, regolare l'altezza, c'è tutto ed è tutto costantemente attivo assieme. Ed è secondo me super comodo come è, tra virgolette, mappato sui controller, tant'è che poi io giocandoci, soprattutto quando ero in giardino, facevo tutto contemporaneamente, nel senso che camminavo per il giardino, però magari era la grotta lunga e quindi mentre camminavo davo anche i colpetti di teletrasporto per farla più velocemente e poi durante il combattimento usavo anche un po' il movimento da FPS. Certo, lì aiuta che io non soffro di motion sickness, perché altre persone facendo così sarebbero morte. Alzo la mano. Posso immaginare. Motion sickness. Guarda, cioè, io mi ricordavo di aver provato tipo Doom per PSVR, altre robe molto prima, senza problemi, zero, assolutamente nulla, mentre altra gente rotolava per terra dal mal di stomaco, io andavo avanti tranquillissimo. Quando mi è arrivato questo, ho iniziato a giocare, come dicevo prima, Onward, che è un FPS, e ho provato a camminare e mi sono ritrovato in ginocchio, cioè ero per terra e non riuscivo a stare in piedi. Quindi di non lo so. Nausea che ti attanaglia, devi togliere il visore per forza perché sennò ti ribalti. Guarda, cioè, ci sono rimasto malissimo perché ero contentissimo di aver fatto sto acquisto, di essere finalmente nella VR e mi sono reso conto che il problema ero io. Cioè però è solo se usi il movimento da FPS, cioè se cammini tu o sì, ti teletrasporti esatto. Non te lo fa, vero? Se cammini tu è un parolone, dato che ho provato il gioco in una stanza cioè in una casa di 10 metri quadri. No, però okay, cioè, se ti muovi anche solo di un metro avanti e indietro è ok. No, Cioè quello sì, quello non è un problema. Ok, beh, per sì, anche i perché alla fine è il teletrasporti. distacco. No, perché io ho notato questa, cioè ho notato, visto per esperienza, cioè mia moglie, che se mi vede giocare a un FPS, tipo muore. Su schermo tradizionale, quindi? Sì, se mi vede giocare al computer, ma tipo che, non so, le ho fatto provare Flower e Journey ed è andata estremamente in difficoltà. Ma cioè, a lei viene la nausea se stiamo, non lo so, facendo acquisti su Amazon e però ho io il mouse e la tastiera e scrollo troppo velocemente o passo tra i tab Ah, troppo veloce. No, no, non posso caspita. guardare. Oh, ha giocato a Beat Saber senza il minimo problema. Ha usato tutta l'app, i primi passi in VR che ti fa fare tutte le cose, e zero problemi, si divertiva ancora. Certo, vabbè, dopo un po' sto coso pesa, mi fa male la fronte. Però lei che è così, soffre così tanto il motion sickness, non in VR. Perché? Perché è alla fine è il distacco fra quello che stai vedendo e quello che stai facendo che ti mette in difficoltà, come mi confermi anche tu, Paolo. Però ecco, cioè, quello che vorrei vedere di più dagli sviluppatori è, cioè, un po' di aver capito questo problema. Perché se prendiamo come esempio l'altro Star Wars, Vader Immortal, lì praticamente puoi farlo tutto da seduto o comunque da in piedi, stando fermo, con i teletrasporti e tutto quanto, e poi ti fa fare delle sessioni di arrampicata. Cioè, quelle arrampicate lì, per me, io non vedevo l'ora finissero il più presto possibile, perché mi spostava tutto il corpo a seconda di dove erano le mani. Eh E il mio certo. corpo, cioè, era il contrario, perché le mie mani si muovevano e il mio corpo stava fermo nella realtà. E quindi anche solo quelle arrampicate lì mi hanno abbastanza distrutto. Cioè, Ma è non assurdo. vorrei neanche approvare The Climb a questo punto, perché Eh no, non beh, arrivo a quello è un fine gioco mese, cioè. che non ce la puoi fare, probabilmente. Ma è strano perché, vabbè, non c'è nulla del genere in Tales from the Galaxy's Edge. È diverso perché è uno sparatutto, però ad esempio c'è una sezione in cui comunque controllano Jedi e non ci sono arrampicate di sorta. Probabilmente se ne sono resi conto perché io ricordo avevo letto un making of di un gioco in VR dell'Uomo Ragno in sala giochi e che per loro era stata un'ansia enorme decidere quanto spazio dare alle fasi di lui che penzola, perché sono delle fasi in cui puoi ammazzare la gente di nausea. Cioè, è sicuramente un problema questa cosa qua. O fai una decisione, tipo The Climb, in questo gioco fai questa cosa, se ti metti in difficoltà non ci giocare. Però infilare sessioni così in un gioco che per il resto
ti permette di decidere se vuoi o meno muoverti in quella maniera, effettivamente è un po' una stronzata. Ma lato sviluppo è sempre stato abbastanza complicato l'approccio a VR. Io ho lavorato in ambito VR un paio d'anni, dal 2015 al 2017 più o meno, e avevo a che fare con un sacco di sviluppatori e tutti avevano i dubbi che dicevi tu, cioè questa cosa come la facciamo, e anche a livello di design e anche a livello di come sarà l'esperienza. Primo perché può dare effetti diversi a persone diverse, ognuno reagisce alla VR in maniere differenti, e una cosa che a qualcuno può non fare nulla, ad altri rivolta lo stomaco e li butta in ginocchio. E quindi questa cosa ha influenzato molto anche appunto il game design dei giochi. Faccio un esempio, Lone Echo è un gioco che è nato su un sistema di locomozione in VR che hanno cucito sopra le possibilità della VR di quel momento, tant'è che non cammini, sei a gravità zero e ti spingi nel vuoto, come dire, dando dei colpi sulle paratie della base lunare su cui sei, non è lunare, vabbè, spaziale su cui sei, e quindi spingendosi da una zona all'altra con le mani, perché i controller permettevano e permettono tuttora di tracciare le mani, ti puoi spostare quindi senza camminare, e questa cosa credo funzioni abbastanza bene perché il gioco è stato abbastanza universalmente apprezzato. Però sì, a livello di game design è sempre stato un casino, ma anche dentro un team di sviluppo, persone diverse che provavano lo stesso titolo, qualcuno piaceva un sacco, qualcuno diceva oh mio Dio cosa stiamo facendo, perché le reazioni sono molto più estreme di quello che può essere la motion sickness vedendo qualcuno che gioca a un FPS su schermo, come dicevi tu Andrea, o che scrolla troppe tab sul browser troppo in fretta, ovviamente. Beh, per dire una cosa, io che non ne soffro minimamente, e come ho detto prima, ho giocato a Galaxy's Edge alternando tutti i sistemi, effettivamente una volta in cui proprio sono partito per la tangente, ho fatto tutta sta mega sparatoria usando tantissimi controlli FPS, pure a me mi è venuta un po' di nausea. Cioè, sì. E quindi, cioè, figurati uno che invece ne soffre parecchio anche solo, certo, fuori dalla VR. Che razza. Cioè, se fa quello che ho fatto io quel giorno lì, appunto, poi lo chiamo l'ambulanza. Io ho due esempi sulla motion sickness. Uno, il mio primo approccio con la VR è stato prendere in prestito in ufficio un DK1, quello che aveva lo schermo rettangolare, nel senso che davanti aveva proprio il pataccone rettangolare di Oculus, il primo prototipo in assoluto. E non essendoci contenuti al tempo, ho installato Mirror's Edge e ho installato una patch che abilitava il supporto alla VR. Ed è stato il peggiore onboarding con la VR che una persona possa avere, perché mi ha ammazzato. Era una roba devastante. Perché se vi ricordate, quando cadevi, poi lei innescava la rotolata. Bravo, bravo, innescava la rotolata. Quindi quella rotolata lì, ogni volta che cadevi dall'alto, ti uccideva. Ma perché era palesemente un gioco che era stato adattato alla buona, mappando i movimenti della tua testa sullo stick destro della camera del controller, quindi era stata una cosa abbastanza tragica. Mi ricordo che quando tolsi il visore quella sera, sudato, perché a me la motion sickness crea parecchio sudore, non so perché, forse una cosa sudore normale, freddo, non lo so. Esatto, tolsi il visore quella sera e dissi a me stesso, minchia, se la VR è così la vedo veramente dura. Poi ovviamente ero io che avevo sbagliato l'approccio completamente. E un altro esempio che faccio sempre è una conferenza di Sony a cui avevo partecipato, forse una GDC, non mi ricordo esattamente, dove avevano un po' smontato il game design di aiutatemi, non mi viene in questo momento, quel gioco di Sony che veniva venduto con il fucile in cui inserire i move, anzi non inserire i move, ma aveva il move integrato, uno spaziale. Bravo, bravo, esatto. Ce l'ho tra l'altro, aspetta, non viene nessuno in questo momento, mannaggia. Cazzo. Farpoint? Vabbè. Farpoint. Ok, bravo, perfetto. Bravo. Ho sentito proprio lo sforzo collettivo. Sì, mi farsi venire il titolo. Stava partendo la tastierata. Era stata molto bella quel talk lì, perché ti spiegavano come avevano pensato il gioco e te lo raccontavano in un modo in cui, mentre tu ascoltavi e riflettevi sulla tua esperienza che avevi avuto in game, dicevi, ah già, però è vero, è così, cavolo. Cioè, Farpoint è un grosso corridoio che va solo avanti, dove puoi vagamente spostarti lateralmente, ma visto che lo spostamento laterale è una delle cose che innesca il motion sickness, la grande verità è che è un corridoio che va solo avanti, dove gli spostamenti laterali sono molto relativi, e dove tutte le cose che succedono in fronte a te, o al massimo quando ti succedono di lato sei fermo,
in modo che lo strafe, per dire, quel periodo lo strafe era il male e quindi nessuno voleva fare giochi dove c'era dello strafe. Poi in realtà una delle teorie probabilmente vere di chi sviluppa in VR è: ok, l'utenza del 2015 non era abituata alla VR, quindi bisognava fare cose light perché poi la gente stava male. Poi in realtà chi si è appassionato e magari poi ha comprato N altri visori si è abituato, perché per molti il motion sickness lo si combatte con l'abitudine, e quindi poi se notate i giochi più avanti sono diventati un po' più coraggiosi, hanno aggiunto cose che software precedenti non facevano, o alla peggio, come diceva Andrea, hanno aggiunto la totale configurabilità della cosa, e quindi uno poi si cuciva il gioco sulla propria capacità di resistenza, e quindi magari utilizzava solo teleport perché il movimento libero per lui era il male, oppure utilizzava solo movimento libero perché fino a 2 anni prima questa cosa di motion sickness, e dopo un po' si è abituato e non è stato più così. Sì, poi aiuta sicuramente anche il miglioramento dei visori, quindi la stabilità del frame rate e via dicendo. Però sì, certo, non credo sia un caso che un gioco come quello di Star Wars abbia tutte queste opzioni, perché se c'è un marchio che deve essere il più accessibile possibile al pubblico più ampio possibile è quello. E quindi, sai, magari il piccolo gioco indipendente ci pensa meno lo sviluppatore a mettere alla spunta tutte queste cose. Lo studio di Industrial Light and Magic che fa per Disney il gioco di Star Wars probabilmente hanno un reparto che si occupa solo di quello. Farà playtest tutti i giorni. Io non capisco neanche tutto questo sforzo, onestamente, perché credo che fondamentalmente se uno soffre così tanto di motion sickness probabilmente il visore alla fine neanche se lo compra, quindi perché devi farmi il gioco che si sposta con il teletrasporto, se poi tanto io che ho comprato il visore l'ho comprato perché io di motion sickness non ne soffro. Sì e no, però, perché ad esempio vedi il mio caso, io non ne soffro, però come ho detto, se facessi tutto l'FPS muovendomi in quel modo un po' mi metterebbe in difficoltà, avendo la possibilità di scegliere anche nello stesso gioco in maniera del tutto fluida, non ho zero problemi. Mia moglie, vabbè, lei magari non lo compra il visore della Tabby Fabia perché non è appassionata, però ha giocato col mio e si è divertita un sacco a giochi che non ti creano quel problema, cioè è variegata la cosa, e quindi secondo me ha senso, fermo restando che poi qua sono anche sperimentazioni in ottica futura, perché noi non lo sappiamo fra 10 anni, 20 anni cosa sarà la realtà virtuale, quindi è tutta una cosa in divenire. Già adesso i passi avanti rispetto a quando il Virtual Boy ti faceva venire un tumore per giocare 20 minuti. Mamma mia. Per questo, sì, ma anche era anche la colpa del rosso fuoco che ti iniettava nelle pupille. Tra l'altro volevo proprio chiederti a te, Gregory, ma prima volevo aggiungere una cosa su queste cose del disagio giocando in VR. Io zero motion sickness, però pur non soffrendo di vertigini nella realtà mi sono reso conto che nella realtà virtuale faccio fatica con l'altitudine. Dipende molto da quanto trovo, penso inconsciamente, realistica la cosa, perché non è una questione di qualità grafica, però per dire, ho provato quel gioco veramente pezzente, diciamo, c'è cioè delle montagne russe che c'è la versione gratuita. Ah, sì, l'ho preso anch'io. Sì, a volte è carino, a volte quando accelera un po' lo sento, però zero problemi. Però a parte che quando ho provato la demo di Lone Echo alle 3 l'anno scorso, c'è stato un momento in cui mi sono sentito proprio fisicamente spiazzato, perché mi sono girato, ho visto che ero in alto, vabbè. Ma io ricordo che alla GDC 2 o 3 anni fa mi avevano fatto provare, com'è che si chiama? Plank Experience. Richie's Plank Experience, che è sto gioco che tu sali in cima a un palazzo e poi esci sull'asse di legno tipo pirati e guardi sotto. Sono preso l'ascensore, sono salito, sono uscito sull'asse di legno, letteralmente ho fatto 2 passi sull'asse, non me ne fregava niente che ci fossero i ragni, le cose giganti, non era quello il problema. Sono uscito sull'asse, ho guardato di sotto, paralizzato, mi sono dovuto togliere il motore, non mi muove, cioè io sapevo che ero per terra, non è che mi ha detto no ma fai un passo a sinistra, cioè non cadi, no, ho tolto il visore, non riuscivo a muovermi, era allucinante. Non mi fido, avete svuotato il pavimento. C'era una variante, nel senso, io consapevole, cioè sapevo, ero lì che pensavo, Andrea, cioè allora se metti il piede a sinistra non cadi, c'è il pavimento. Non lo faceva il mio corpo. C'era una variante di questo quando molti sperimentavano in VR. Mi ricordo che mi pare Bandai Namco in Giappone mise in piedi un piccolo team per fare esperimenti in VR. Credo si
trovi ancora il video su YouTube di questo esperimento, era la stessa identica cosa, era in cima a un palazzo. Il modo per renderlo ancora più incasinato che avevano trovato loro era che c'era la, come dire, la pensilina da pirata, come dici tu, e c'era un gatto che tu dovevi andare a salvare in fondo a questa pensilina. Loro avevano messo sia il gatto di peluche sia la pensilina di legno per terra, quindi tu camminando sulla pensilina ballava un pochino perché era un pezzo di legno appoggiato per terra, più quando arrivavi in fondo non toccavi la mano, c'era anche il gatto di peluche, quindi quando poi toccavi l'animale avevi anche questa sensazione del ah ok, l'ho preso. Però sarà che sono giapponesi, adesso Paolo tu magari hai esperienza molto più di me con la loro cultura perché vivi lì, sarà che sono giapponesi, sarà che mille ragioni, però se si trova ancora il video magari cercatelo, e c'erano delle reazioni veramente allucinanti, dal quello che non si riesce a muovere a quello che afferrava il gatto e saltava indietro, modello non so, trappola di cristallo, nel senso scoppia tutto il palazzo, mi rituffo al sicuro, queste cose qua. Ecco, sì, non ho detto una cosa, anche quando ho provato gli Orici Plank Experience c'era un asse di legno per terra per darti quella sensazione, e che probabilmente contribuiva al farmi dire no, io non ci vado a sinistra anche se c'è il pavimento, affanculo, mi levo il casco. Probabilmente coi piedi sentivi che c'era sta roba che non era stabilissima e complicava le tue percezioni. Ma che in fondo si ricollega al discorso della motion sickness, perché ti aumenta il coinvolgimento anche fisico, ti fa sentire ancora più dentro, e se poi ci fosse lo stacco fra quello che tu stai sentendo col corpo e quello che vedi con gli occhi, ti può creare del disagio proprio fisico. Dici, ma c'è proprio, c'è il tuo corpo che dice qua c'è qualcosa che non funziona, Sì, è che ci così. sta. Gregory, che poi tra l'altro secondo me stiamo abbastanza arrivando alla conclusione del podcast, però tu quando ho menzionato il Virtual Boy ti ho visto, anche se non ti ho visto, che ti si sono illuminati gli occhi, perché Esatto. so che hai provato l'emulatore su col Quest 2, tra l'altro adesso parliamone un attimo, poi sicuramente abbiamo un retroutcast per parlare di queste cose, faremo un podcast dedicato prima o poi, ma dimmi com'è il Virtual Boy Tu non l'hai col Quest? scaricato? Non l'ho ancora fatto, Ah, guarda, e quando l'ho scaricato io ho pensato, questo è il motivo per cui ho comprato il Quest. No, è veramente bello, cioè, sono veramente addirittura. felice. Perché, e no, sai cosa? Che è esattamente come giocare con Virtual Boy. E in effetti nessun emulatore ti può dare quel tipo di fedeltà, no? Se gioco col Super Nintendo, bene o male, ok, magari non sono sul catodico, però... E comunque sto emulando un gioco esattamente come lo vedevo negli anni 90, cioè comunque sono su uno schermo piatto. Invece il Virtua Boy, giocare a Wario Land su uno schermo, nel monitor di un computer, non è la stessa cosa che giocare con il vero Virtua Boy. Io l'avevo giocato perché mio amico lo aveva, e effettivamente è tutta un'altra cosa, cioè, è l'emulazione perfetta. Di questo hardware qui, si è dovuti arrivare alla realtà virtuale per emulare una console, per cui sono usciti tre giochi morti dal freddo, però in effetti è veramente bello. Tra l'altro puoi cambiare anche la colorazione, quindi puoi togliere il rosso assassino e mettere degli altri colori più tenui che evitano di perforarti le pupille. Devo dire, è veramente un'ottima cosa, scaricatelo assolutamente Questo lo e scarico subito. Recuperate Wario Land, che è veramente un giocone. C'è anche da dire che costa meno comprare un Quest 2 che un Virtual Boy tenuto bene, probabilmente. Tra Ah, ed è anche senza più mettere in comodo conto poi giocare. se fai così non devi anche pagare il medico che poi ti cura dopo che hai giocato col Virtual Boy, per cui insomma anche quello aiuta. Tra l'altro su questo tema segnalo, per chi magari non lo sapesse, che c'è la Video Game History Foundation, che è questa associazione americana, vabbè, adesso non sto ad approfondire, tra l'altro ci abbiamo fatto anche un'intervista qualche tempo fa su Outkast, e hanno lanciato questo progetto di andare a pasticciare con i vecchi hardware, i vecchi giochi, trovate su YouTube, l'hanno poi pubblicato, era a pagamento inizialmente uno streaming di intervista a Ron Gilbert in cui mostrano il codice sorgente di Monkey Island e varie cose, che gli editor, scene tagliate e via dicendo. E un'altra cosa che hanno fatto di recente è stata recuperare di nuovo il codice del visore per la realtà virtuale di Sega, che non hanno mai messo in vendita, ma che avevano come prototipo per Mega Drive, Mamma mia, e hanno fatto un video in cui usano un gioco che era un prototipo per quel visore,
ovviamente vabbè, con HTC Vive. Non so se poi abbiano intenzione prima o poi, credo sia un problema per questione di diritti, di rendere disponibile la demo utilizzabile con un visore, però anche solo per curiosità hanno messo il video su YouTube, c'è proprio l'articolo sul sito gamehistory.org in cui fanno, spiegano il lavoro che hanno fatto, e poi c'è il video che è su YouTube in cui fanno vedere il gioco col tipo che ci sta giocando con Vive. Però sì, loro nel 93 doveva uscire questo visore a $200, però poi alla fine non lo buttarono fuori, salvando probabilmente la vista a un sacco di gente. E anche le loro casse, che sai che sarebbe stato un buco nell'acqua clamoroso. Però loro sostanzialmente hanno questo disco, 26 anni dopo, un CD del 94 con dentro il codice sorgente di Nuclear Rush, che era sto gioco, e altre cose su cui stavano lavorando, e sono riusciti, pasticciandoci un po', a farlo funzionare, e c'è proprio tutto l'articolo che spiega come hanno lavorato sulla ROM, eccetera. Poi è molto interessante, consiglio di andare a dare un'occhiata. Poi magari lo linko nella descrizione del podcast, per comodità. Tra l'altro, chissà come poteva funzionare una roba simile 20 anni fa con un Mega Drive. I fotogrammi sono quelli che sono, presumo. Sì, altro che 90 Hz, uno schermo che non te la faccio. Sì, tra l'altro io ricordo che a uno SMAU, secondo me di metà anni 90, avevo provato un visore su cui girava, credo, Quake, se non addirittura Doom. Tra l'altro era tipo appeso, cioè te lo mettevi in modo che potevi ruotare, muoverti. Ovviamente, cioè, io l'avevo provato 5 minuti e mi era sembrato, wow, ma che figata! Poi la realtà virtuale ce la siamo scordata per altri 15 anni. però era già spettacolare all'epoca. Certo, immagino che tecnicamente fosse un cesso, che appunto di nuovo FPS, ciao. Però sì, cioè, esisteva in realtà la tecnologia all'epoca, e che non era commercialmente gestibile, tecnicamente affidabile e via dicendo. Va bene, io alla fine di questi podcast faccio sempre una domanda a cui la risposta è sempre un po' vaga, secondo me è ancora più vaga in questo caso, nel senso di cosa vi aspettate per il futuro di Oculus Quest 2, ma in generale suppongo della VR, perché poi ovviamente sono piattaforme di evoluzione queste. Uno, se io ammetto di non essere troppo a conoscenza, se siete a conoscenza di giochi annunciati che state aspettando con particolare interesse. Due, proprio mi piacerebbe che la VR facesse questa cosa. A livello di giochi annunciati, l'avessimo fatto, non so, un paio di mesi fa sto podcast, vabbè, avrei detto Star Wars Squadrons perché stavo uscendo. Però sullo stesso tema, spero che implementino in fretta il supporto alla realtà virtuale in Flight Simulator, perché insomma. Ah, bravo, è vero, è vero. Bene, arrivo a fine mese, se non sbaglio, no? Oh, ottimo, ottimo. E io ero rimasto che era in beta, che doveva avere il visore di Microsoft. E invece adesso per qualunque roba. Esatto. Ok, ottimo, ottimo anche quello. È un'altra roba in cui perdersi. Altre cose di cui si sa che devono arrivare? Ah, Medal of Honor. Ok. Che però non è... cioè, questa è una delle cose un po' strambe di questa situazione, ossia... cioè, come la vedo io, lo stato attuale di Quest è che non ci sono giochi per cui hai questo impulso per comprare il visore, e non ci sono abbastanza visori per fare dei giochi grossi. Quindi, ad esempio, Medal of Honor, che è teoricamente un nome che potrebbe farti fare delle vendite solo per il nome, esce solo per Rift, cioè è una roba sviluppata solo per Oculus, ma non per Quest, esce solo per Rift, e tra l'altro richiede come requisito minimo una 3080, cioè, quindi è una roba che... Cioè, beh, però se hai un computer che lo fa girare, puoi giocarci con l'Oculus puoi giocarci Link. Su questo. Siamo tutti assolutamente d'accordo, però capisci che io sono una persona che ha comprato il Quest 2 sperando nell'arrivo di giochi importanti, e io da qui a un anno di giochi importanti non ne so nulla. So che c'è uno Splinter Cell e un Assassin's Creed, un Far Cry che potrebbero arrivare, ma per come è la situazione potrebbero benissimo essere delle tech demo da 2 minuti con Sam Fisher che esce che ti fa bu da dietro la schiena.
Quindi, sai cioè... cosa? Lì il problema è che, e lo capisco, però fondamentalmente è che tu vuoi il blockbusterone di quel tipo là. Sì. Io voglio il blockbusterone enorme. Perché poi alla fine la maggior parte dei giochi in VR, secondo me, più belli c'è su Quest, perché i vari Beat Saber, Reds, quello folle dove sei, quello folle che è folle però è bellissimo, dello stealth sul kayak lì, Phantom Cover Ops, che è surreale, però è bello. Cioè, anche Super Hot? Sì, cioè è pieno di giochi che sono, secondo me, belli, perché è bella la meccanica, sono pensati bene per la realtà virtuale e alla fine diventa, a mio parere, abbastanza irrilevante che non abbiano i valori di produzione da Cyberpunk, per capirci. Però certo, capisco certo, anche che uno dica sì, però io vorrei anche Cyberpunk. Tu sei abituato a giocare ai giochi indie, sai com'è lo sviluppo, sai le persone che ci sono dietro, però cioè, onestamente io vorrei l'esperienza Cyberpunk, cioè... Capisco perfettamente il mondo degli sviluppatori indipendenti e tutto quanto, però come io mi compro una PlayStation 5, Xbox Series X e voglio un'esperienza Cyberpunk, mi compro un Quest 2 e non mi interessa, perché adesso se vedi i prezzi, comunque sono tutti sotto i 30 euro più o meno, adesso non lo so, sì, per sì. Me sono in yen, però in generale mi sembra che siano sotto i 30 euro. Non so, cioè... potremmo farlo uno da 60 euro, no? Una roba un po' più grossa. Però lì il problema è anche l'hardware, cioè alla fine esatto. È come se tu stessi dicendo ho comprato PlayStation Vita e c'è il fratello scemo di Killzone, io vorrei il Killzone vero, ho capito. Però, cioè, questo è... Cioè, sto facendo questo discorso che, per cui sembro un cretino, però quello che vorrei dire è che alla fine è un po' un cane che si morde la coda. Perché sì. L'hardware non ce la fa, di giochi grossi non ce ne sono, però cioè, sta vendendo oppure no, non lo so. Se ha venduto tanto poi ti aspetti che escano dei giochi, ma i giochi non escono perché non c'è l'hardware. E quindi sei in questa situazione in cui, cioè, come andrà da qui in poi, non lo so. Ma lì secondo me è molto una questione temporale, nel senso che questa è una cosa che penso si assottiglierà col passare degli anni, tipo fra 10-20 anni credo che sarà molto, cioè tu dirai sì, ma ho capito, fra 10-20 anni io non riesco neanche più a giocarci in realtà virtuale, però cioè, penso che alla fine il problema sia quello che è troppo presto, cioè Cyberpunk non ce la fa sulle console su cui nominalmente dovrebbe girare, è ovvio che non può girare su una quella che ribadisco di fatto è una console portatile, se vuoi quel tipo di esperienza lì, che poi è Alyx, i giochi che mi ha citato prima, e niente da fatti, serve il PC su cui far girare il gioco e da cui eventualmente streamarlo a Quest, lì è l'hardware, di fatto... Il Star Wars Galaxy's Edge è un gioco che su Quest, per essere su Quest, ha dei valori di produzione pazzeschi, cioè tu ci giochi e dici minchia, sta grafica su Quest non è che ce l'hanno tanti altri giochi, è chiaro che se lo trasporti su un PC con una 3090 dici vabbè ciao, faccio partire Cyberpunk, siamo lì, e il momento è questo, cioè è comunque una soluzione di compromesso per avere la portabilità, l'assenza di cavo eccetera, rinunci alla qualità tecnologica che ti dà poter usare Index o HTC Vive e via dicendo con un PC da gioco. Però non se ne esce. Cioè, quello che volevo far capire è che cioè, secondo me non si è capito benissimo questa cosa, forse sono solo io, però l'utente finale forse non capisce che questa è una porzione piccola di quello che c'è poi fuori. Cioè che tu entri nella realtà virtuale con questo, ma in realtà poi c'è l'Alyx, ci sono delle robe più grosse fuori. Chiaro, so. Sì. Però sai cosa? E secondo me, e di nuovo è anche una questione di a che pubblico ci si rivolge, cioè, voglio dire, se c'è un sacco di gente che era soddisfatta da PlayStation VR... Allora, certo. A voglia, Oculus Quest è sciallo. Cioè, molta gente probabilmente compra Oculus Quest e è soddisfatta dei giochi che ci sono su Oculus Quest. Poi gli fai magari, c'è appunto il bonus di Link, che però è una cosa che usi in realtà se sei un videogiocatore, perché se no non ce l'hai il PC da gioco. Però secondo me è anche un po' quello. Tu hai questa cosa che sei uno che ha Oculus Quest, ma vorrebbe... Cosa? Vorrebbe Index. Vorrei l'Index, esatto.
No, ma magari... Scusa, vabbè. No, dicevo, magari anche un... questo è anche una buona opportunità per diffondere un pochino la realtà virtuale, nel senso che è molto difficile spiegare a chi non l'ha mai provata cosa si... com'è giocare alla realtà virtuale. Quindi facendo uscire un visore che comunque è piuttosto economico, fondamentalmente credo che il vantaggio sia quello che alla fine io lo faccio vedere, me lo posso portare anche dietro, quindi lo posso far vedere agli amici, lo posso far vedere ai parenti, cosa che non avrei potuto fare portando dietro un PC con il visore. Quindi magari ci sarà una diffusione più capillare grazie anche un pochino a questa cosa, al fatto di farlo provare, perché non è quella cosa che te la faccio vedere nella pubblicità, tu non puoi capire dalla pubblicità com'è giocare con la VR. Ah, sì, esatto, tu hai un'idea, ma non ti rendi conto delle sensazioni. Sì, cioè, immagini una televisione sulla faccia, cioè immagini che ti giri e vedi come una foto in 3D, ma non è così, perché quando c'hai il visore in testa, anche se semplicemente stai guardando Google Earth, cioè ti sembra di essere lì dentro, ed è meravigliosa questa cosa. Ma è anche più sottile, perché secondo me se tu hai visto un paio di film in cui fanno queste cose, tu te lo immagini, tu dici, ah vabbè, sei lì dentro, ma non sai realmente cosa vuol dire, cioè il punto esatto. È quello, non sai come... quanto ti senti realmente lì dentro, che poi è la cosa alla base di tutti i discorsi che facevamo prima su vertigini, motion sickness e via dicendo, tra l'altro. Paolo, stavi dicendo qualcos'altro? Stavo dicendo, adesso che lui mi ha fatto venire in mente, a proposito di questa roba che non si capisce, non vorrei tornare al discorso dello store, però giusto un secondo, cioè lo store ha questo grosso problema che non ti fa capire il gioco che stai acquistando, cioè non ci sono... Sì, ci sono giochi con le demo, però cioè, alcuni giochi tu non capisci quanto ti muovi in gioco, cioè ti fa vedere un video, ma è un video piatto, cioè non è un... Quella è la cosa più assurda, sì, cioè sì, i trailer che non sono in VR, in 360, ma siete scemi? Cioè, io assolutamente non sto capendo cosa sto acquistando, devo andare su internet a cercare la gente cosa ne dice e sperare che mi vada bene. Cioè, sì, mi dice movimento moderato o quel che l'è, però cioè, io devo fare un salto della fede ed entrare in questi giochi e sperare. Quindi quello vorrei che migliorasse un attimo lo store, che riuscisse a far capire un po' meglio l'esperienza, magari con delle demo istantanee, non lo so, qualcosa che ti dà un po' più la sensazione di quello che stai per acquistare, piuttosto che adesso che... Un'altra cosa che mi fa esplodere il cervello è il fatto che comunque sia un prodotto di Facebook, quindi comunque una potenza economica non indifferente, e un sacco di giochi non sono localizzati in italiano, il che per me è una cosa assurda questa. Cioè, comunque se tu stai puntando su un visore economico per farlo diffondere a macchia d'olio, ma com'è possibile che almeno i giochi prodotti da loro internamente non vengano localizzati in italiano? Questo qua secondo me è veramente assurdo. Io capisco assolutamente il ragionamento che fa Paolo sul fatto che vorrebbe contenuti giganteschi. Di nuovo, io ho avuto a che fare un po' con Oculus lato sviluppo, soprattutto nel 2015-2016 probabilmente. Se vi ricordate, loro in quegli anni avevano il problema di vendere i visori e di non avere i contenuti per venderli, quindi fecero parecchie esclusive e finanziarono parecchi progetti. Da Robo Recall, che era fatto da Epic in stretta partnership, che poi diedero con i primi Rift, finanziarono Stormland, che è un gioco VR che è uscito, se non sbaglio, l'anno scorso. Oddio, stasera con i nomi non ce la faccio, dello stesso team che ha fatto Spider-Man, che poi sono stati acquisiti da Sony. Insomniac, esatto. Finanziarono Azura's Wrath, che è un gioco gigantesco, un'ambientazione nordica, forse il gioco VR più grosso in termini di contenuti. Di, ma quello di in terza persona? Gioco. No, in soggettivo. In soggettivo. Che non è quello di Cyber Connect 2, no, hanno lo stesso nome. No, hai ragione, è Asgard Wrath, questo ho detto Azura's Wrath, mi sono sbagliato io, questo si chiama Asgard Wrath. Quindi loro avevano avuto questo problema di dover finanziare i progetti perché dovevano avere bisogno di contenuti, avevano bisogno di contenuti per vendere i visori. Quell'ondata lì poi è finita, nel senso che poi quei progetti finanziati da Oculus sono usciti, sono sul mercato, possono essere giocati anche su Quest 2 via cavo. Ora credo che debbano
iniziare un'operazione di finanziamento contenuti anche per questo, perché comunque è un mercato un po' differente, con un target un po' più differente, un po' più ampio, e se vogliono riuscire a vendere il visore anche ai videogiocatori, probabilmente devono iniziare a fare contenuti. È un po' di investimento, ci vuole per forza, sì, certo. Sì, 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 sì. Tant'è che comunque più o meno 2015, 14, 15 fu un po' la corsa all'oro con Oculus, perché chi aveva idea di fare un progetto in VR, i soldi erano lì in quel momento. E infatti chi riuscì a convincere Oculus a investire poi ha sviluppato dei titoli, secondo me. Ora credo che loro debbano fare di nuovo un'operazione di questo tipo, cioè iniziare a finanziare progetti esclusivi con tutti i problemi del caso, perché poi sappiamo bene che l'esclusività di un progetto su una piattaforma spesso è mal vista da parte dell'utenza, c'è tutta la diatriba sui visori che funzionano anche su Steam, che quindi funzionano con qualunque tipo di contenuto rispetto ai visori di Oculus, che sono relegati al loro store più Steam, quindi la realtà dei fatti è chi non compra un visore Oculus non ha accesso a certi contenuti, questa cosa non è ben vista da molti, però sì, probabilmente adesso hanno un problema di contenuti, perché effettivamente se tu compri Quest per solo software Quest, di contenuti ce n'è, ma non tantissimi. Beh, io fondamentalmente ho comprato un doppione, cioè ora diciamo che le cose più importanti, cioè, potevo giocare benissimo su PlayStation VR volendo, ecco. Mm-hmm. In realtà sì, i giochi che ho scaricato per questo li avrei probabilmente potuti giocare su PlayStation VR fondamentalmente, poi vabbè, in realtà si vede un po' meglio rispetto al visore di Sony, e comunque appunto il controllo è migliore, ti togli la rottura dei coglioni del cavetto, così non ti strozzi, insomma, alla fine dei conti è stato un acquisto proprio di pancia, come dicevo prima, però ecco, lo volevo proprio. E in ogni caso i giochi più belli che ho giocato finora in VR sono stati Resident Evil 7 e Astro Bot. Ah, bravo, hai nominato Resident Evil 7. In realtà, Andrea, mi sa che prima hai detto Resident Evil 7 in ambito War PC. In realtà no. Sì, no, è vero, sì, perché no, è vero. Non è supporto. La fregatura di quella cosa lì è che se vai su Steam, Resident Evil 7 è taggato VR, ma sono quei tag messi dagli utenti, che è super fuorviante. In realtà Resident Evil 7 in VR funziona ancora solo su PlayStation VR, perché penso che Sony abbia un'esclusiva perpetua. Ah, io pensavo ci fosse un modo di farlo funzionare anche su PC. No. Basta, allora, sicuramente qualcuno avrà fatto un mod e funziona un po' a caso. Oh, però, può essere. Sì. Sì, va detto che vabbè, io poi non sono un grande fan del gioco che è anche VR. Non dubito che sia ottimo Resident Evil 7, però un conto è Flight Simulator, che vabbè, comunque è una roba che stai seduto, eccetera. Però i giochi in cui ti muovi e vai in giro preferisco, per dire, una cosa che è pensata per essere giocata in VR, che non esce senza VR e che quindi ha comunque tutto un tipo di discorso di interazione, di manipolazione degli oggetti, eccetera, rispetto a è un FPS a cui hanno messo il supporto VR. Però queste sono fisime mie, cioè non dubito che sia fichissimo. Ma normalmente ti do ragione, però devo dire che Resident Evil è veramente, veramente fatto bene. Infatti io non lo giocai all'epoca perché avevo deciso che ci avrei giocato in VR. Io avevo provato la demo in VR e mi sembrava veramente una cosa pazzesca, quindi ho detto io sto gioco lo giocherò solo ed esclusivamente in VR. Infatti poi quando ho comprato la PlayStation 4 solo per la VR, ma l'ho comprata tipo un paio d'anni fa, quindi fondamentalmente ho comprato quella e tutti i giochi che c'erano e ho speso tipo 2.000 euro, la console, il caschetto e tutti i giochi che c'erano in VR, compreso il fucile con il Farpoint e via dicendo. Ho fatto proprio lo spesone. Tra l'altro, a proposito di horror, io sto vivendo questa cosa problematica, che mi sono avvicinato ad Half-Life Alyx pensando vabbè, sarà un Half-Life in VR, è Ravenholm in VR, cioè, sì. È il livello horror di Half-Life allungato 10 ore in VR. E ti assicuro che se è aracnofobico è veramente difficile giocarci. No, per fortuna non ho quel problema, però comunque mi sono un attimo dovuto ritardare sul tipo di esperienza che avrei avuto, diciamo così. Però è veramente figo, cioè appunto come dicevo prima, i punti in cui sei lì, ho fatto da poco quella parte in cui sei nei sotterranei, ci sono tutti i barili esplosivi, devi stare attento a non farli esplodere perché sennò salta tutto per aria, e ci sono tutte le lingue che penzolano là sopra, ed ero proprio lì letteralmente che mi muovevo spalle al muro camminando di lato per evitare la lingua. È buio bellissimo. Per tutta quella zona. Sì. E che quelle sono veramente e poi appunto raccogliere oggetti, pigli una sedia, la lanci in testa allo zombie, spostati, tutte queste cose qua.
muovi piano piano la porta, la richiudi perché ti stai cagando sotto, la riapri. Queste cose qua sono bellissime. Stavo giusto così a chiusura per aspetta, piano. Alessandro, tu hai qualcosa che aspetti, che ti viene in mente? No, infatti, volevo un attimo rispondere a quella tua domanda là. Dico, in realtà, i contenuti in arrivo, no, perché forse hai ragione Paolo, non ci sono così tante cose interessanti in arrivo. Lui ha nominato due progetti Ubisoft annunciati, è vero. Non ne so niente, anche se lavoro in Ubisoft, perché non sono titoli che sono sviluppati da noi. Però effettivamente sì, di contenuti in arrivo medio-grandi non ho niente sui radar, mentre di cosa vorrei per la VR in arrivo, spero in futuro che i visori abbiano un po' l'angolo di visione un po' più ampio, nel senso che adesso, come dire, non hai mai quella visione a poco meno di 180 gradi che i tuoi occhi permettono, hai sempre quello che alcuni chiamano l'effetto binocolo, no? È come se tu avessi una visione limitata a due cerchietti davanti agli occhi e costretta, appunto, come se stessi guardando attraverso un binocolo. Questa cosa, io che gioco molti titoli di guida, perché alla fine VR la cosa che uso di più sono appunto i racing, un po' si nota, perché le prime volte ti metti il visore ed è un po' come ti stessi mettendo il casco prima di salire in macchina, cosa che ti autogalvanizza in una maniera allucinante. La seconda cosa che ti galvanizza è che vedi il cruscotto, come dire, in 3D e ti guardi attorno, cosa che ti fa l'effetto wow per un po' di giri, poi ti rendi conto che non serve assolutamente a niente se non per il fatto che quando devi guardare lo specchietto retrovisore devi veramente guardare lo specchietto retrovisore, che è una cosa stupida e bellissima allo stesso tempo. Ma poi quello che poi alla fine ti limita è che comunque tu non hai mai l'angolo di visione così ampio, quindi anche quando devi guardare un'altra macchina, quando devi fare un sorpasso, devi per forza muovere la testa in una direzione perché non hai mai la visione laterale per capire se quello che stai superando l'hai passato davvero oppure gli stai chiudendo la traiettoria e vi buttate fuori a vicenda. Quindi spero in un futuro che ciò che migliorerà sui visori sarà l'angolo di visione più ampio, di nuovo non a quello dell'occhio umano perché la vedo veramente impossibile, però un po' più ampio di quello che c'è adesso, che è un po' ristretto. Tu porti gli occhiali? No. Ok. No, perché io porto gli occhiali, ma da tipo 4-5 anni, adesso mi ricordo, comunque da qualche anno, quindi ho fatto più di 30 anni della mia vita senza occhiali. E una cosa che noto, che però tipo quando lo dico a mia moglie, dice, boh, io sta cosa non ci faccio caso perché lei porta gli occhiali da sempre, è esattamente questo effetto qua, e quindi suppongo sia per questo che non lo patisco dentro la VR. Perché io vedo il mondo attraverso un rettangolo. Certo. E quando li tolgo dico, ah, guarda, c'è della roba attorno. sì, immagino. Costringono la vista a una non la costringono zona. Perché ce l'hai il campo visivo attorno agli occhiali, però ovviamente in realtà la tua vista si focalizza sul rettangolo e non su quello che è fuori. Me ne rendo conto tantissimo quando vado al cinema, perché sono al cinema, che quando andavo, che ormai oh, che figata, lo schermo gigante, poi levo gli occhiali, oh guarda che figata. è più bella, è più spaziosa la sala quando levo gli occhiali, quindi forse sono più abituato e patisco meno. Gregory, tu hai qualcosa che speri, che aspetti per il futuro? Ma in realtà che io aspetto, che spero, non, no, poi vabbè, deve uscire un po' di roba, ma niente di particolare. Tra l'altro è uscito Myst ieri, se non erro, e deve uscire Jurassic Park, che sembra anche grazioso a livello grafico, fatto un pochino tipo cartone animato, però non ci sono grandi cose in arrivo, secondo me. E la speranza invece è che ci sia qualcosa, cioè, insomma, che comincino a puntare, proprio perché adesso che hanno fatto questo passo di voler introdurre sul mercato un visore più economico, si spera che ci puntino, e non dovremo aspettare l'Oculus Quest 3 per vedere i veri sviluppi della situazione. Tra l'altro, se non avete mai provato, ecco, mi viene in mente adesso un corto, Crow the Legend, non so se l'avete visto. No, non l'ho capito. È un corto animato ed è meraviglioso, ed è quella, è di nuovo un'altra cosa che è veramente pazzesca, perché vedi come si può fare cinema con la realtà virtuale, che sembrerebbe una cosa un po' fuori contesto, perché dici comunque il cinema ha una regia, devi avere delle inquadrature fisse e via dicendo. Riescono a fare questa cosa nonostante tu sia al centro della ripresa, ed è bellissimo, quindi vi consiglio assolutamente stasera, appena finito il podcast, di scaricarlo e guardarlo, perché è veramente bello, durerà un quarto d'ora circa, bellissimo.
Okay. Basta. Io posso giusto dire per un'altra cosa? Ah, giusto. Vai, vai, prego, prego. Perdonami. No, un'altra cosa. Volevo dire che io sono entrato in Oculus perché sostanzialmente non sono riuscito a comprare né PS5 né Xbox Series X. avevo... il ripiego del ripiego. Paolo. Esatto. Avevo questi 500 euro, diciamo, liberi. E allora ho deciso di comprare Quest. Però il mio mindset era che non volevo entrare in una nuova piattaforma. Cioè, io volevo un po' provare la realtà virtuale, ma se l'avessi fatto avrei voluto restare su una piattaforma che già avevo. Quindi tendenzialmente PlayStation VR. Il problema è che ovviamente comprare adesso un PSVR per PlayStation 4 non ha minimamente senso, ma oddio, ce l'ha, però non per me. E avrei tanto voluto che Sony avesse annunciato il PlayStation VR per PS5, dato che anche io internet se ne sta già parlando in giro, ci sono già qualcosa, però purtroppo ancora non c'è nulla, allora mi sono buttato sul Quest. Però, cioè, quello che vedo che potrebbe arrivare per PlayStation VR, per PlayStation 5, per me non è, cioè, nella mia idea, non è un dispositivo così tanto distante dal Quest, perché onestamente io mi aspetto che sia un dispositivo che puoi utilizzare standalone, ma puoi anche utilizzare con la PS5. Cioè, se fate attenzione, ad esempio, solo la PS5 e non la Series X ha il supporto a Wi-Fi 6, che quella roba lì ti tornerà poi utilissimo se hai un PlayStation VR che si collega in Wi-Fi, piuttosto che il download dei dati da internet, che tanto Wi-Fi 6 o 5 non ti cambierebbe nulla. Quindi mi aspetto che esca un dispositivo PlayStation con più o meno le stesse qualità tecniche di Quest, forse un pelino meglio, forse un pelino peggio, non lo so, che però, cioè, a quel punto sei in un ambiente PlayStation un po' più familiare, un po' più conosciuto, piuttosto che Oculus e dare i soldi a Facebook, che mi mette sempre un po' in quella condizione. Cioè, comunque è gente che sì, adesso sta facendo giochi, ma fino all'altro ieri non esistevano neanche. Quindi non so, probabilmente questa cosa di aver comprato oggi Quest, magari l'anno prossimo mi spingerà tantissimo a comprare il PlayStation VR. Può essere. Speriamo, perché adesso PlayStation 5 supporta la VR della PlayStation 4. Però se lanciano un nuovo visore per PlayStation 5 ed è ancora una cosa col cavo e che deve usare la PlayStation Camera ed è una... spero di no. Deve anche perché avere una roba wireless con l'Inside Out, perché se no... Lo spero, anche perché obiettivamente c'è... Se ci sono due piattaforme che possono spingere la realtà virtuale perché si apre un po' al di fuori del circoletto di noi che ci facciamo le pippe e registriamo il podcast, sono, penso, Facebook e Sony, per cui, cioè, spero che anche Sony faccia le cose per bene. Anche se io non ci credo che l'anno prossimo lanciano la War 2. Lo spero. Vabbè, dai. L'anno prossimo, cioè, io lo vorrei tantissimo, ma ho paura che alla fine non ci stiano investendo così tanto, perché secondo me forse era la cosa... Oddio, da farla uscire adesso? No, perché già ti devi pagare la PlayStation 5. Però comunque, insomma, snocciolare qualche informazione... Sai, cioè, capisci, sembra quasi che ti stiano dicendo... sì, cioè ti stiano dando un po' il contentino agli appassionati di VR, ma in realtà non ci stiano pensando così tanto. Cioè, io mi sarei aspettato anche... che con l'uscita di Quest 2 loro sarebbero usciti tipo 3 giorni prima dicendo guardate che l'anno prossimo c'è PSVR, non comprate sta roba di Facebook, aspettate noi. E invece non hanno detto nulla. Quindi, non lo so, sono un attimo... Sai qual è anche il problema, secondo me? Che è diverso il contesto. Cioè, tu, se lanci una PlayStation VR 2, che è Wi-Fi, che è un sistema nuovo, poi si crea quella situazione di ma se fanno i giochi per quello, non funzionano per quelli che hanno la vecchia PlayStation VR, e non stiamo parlando di un pad, stiamo parlando di 400 euro di periferica.
Cioè, secondo me è una posizione delicata per Sony, cioè non è un aggeggio, è uscito Oculus Quest 2, è comunque una piattaforma per i fatti suoi. I vari visori per PC sono periferiche comunque per un pubblico che è abituato a spendere una barca di soldi. Una roba nuova, che costa di nuovo 400 euro, che sostituisce quella vecchia che costava 400 euro, oltretutto nel contesto attuale delle console, che puntano così tanto sul cercare di dare spazio alla retrocompatibilità, alla continuità delle piattaforme, anche se Sony mi sembra meno interessata di Microsoft a questa cosa. Però cioè, è una mossa, secondo me, non semplice, considerando poi oltretutto che la realtà virtuale, sì, è il suo momento, ma fino a un certo punto c'è un limite alla presa che ha sul pubblico, specie poi se i costi sono quelli. Non lo so, sono curioso anch'io comunque di vedere cosa faranno, e capisco il tuo discorso dell'ecosistema, perché di fatto per me Oculus Quest è la piattaforma per i fatti suoi, figata la comodità, però è anche una periferica per PC, per usare tutti quei giochi che escono solo su PC, che è l'ambiente in cui io gioco da... Sì, ok, ho Switch in realtà anche, però di fatto a livello di giochi AAA per me la piattaforma è diventata il PC, ho un po' abbandonato PlayStation e Xbox, e quindi per me è quello che per te sarebbe PlayStation VR 2. Sto un po' facendo l'avvocato del diavolo perché io ho un portatile con una 1050 Ti, quindi... È chiaro, sì, sì. Ci vorrebbe, bisogna arrivare al punto in cui puoi usarlo con Stadia. quello sarebbe... fenomenale. Certo, lì diventa un po' difficile la gestione lag, motion sickness e via dicendo. È sbocco istantaneo proprio. Comunque, io direi di chiuderla con un amico che sta pubblicando su Facebook il fatto che sta giocando a Cyberpunk 2077 in VR con un plugin che ha sempre funzionato più o meno bene, che si chiama Vorpex. Dice che funziona, ma ovviamente è un accrocchio, perché non è assolutamente supportato nativamente, quindi temo che lì il motion sickness sia qualcosa di simpatico. No, infatti. Proprio ultimissima cosa veloce per chiudere, visto che parlavamo di futuro, ho aperto un sito i giochi più attesi in VR, e c'è, stavo guardando, c'è Hitman 3, carino, esclusiva PlayStation VR, e vaffanculo. Vabbè. Però poi c'è Panzer Dragon, che questa cosa stranissima, fanno un Panzer Dragon in VR che prende cose da tutti e tre i Panzer Dragon, quindi anche da quello RPG, ok. Dovrebbe uscire su questo, tra l'altro. Poi c'era appunto Myst, e soprattutto quelli di Myst stanno facendo una nuova avventura ambientata nell'universo di Myst per VR. Quella magari potrebbe essere una cosa sfiziosa, si chiama Firmament. Sniper Elite VR, però veramente, cioè, è esattamente il trionfo di quello che dicevi tu, Paolo. Cioè, se tu vuoi Cyberpunk, comprati Index, perché su questo ma pure lì non è che escano, poi no, è chiaro, però comunque hai Alyx, hai il supporto a Star Wars, a questo e quell'altro, certo. Va bene, ragazzi, direi che abbiamo dato con grande abbondanza, perché abbiamo fatto quasi 2 ore, e possiamo concludere qua. Vi ringrazio per la partecipazione. Abbiamo citato neanche una volta Tetris Effect, che vabbè, ma lì la roba migliore da giocare. Ma sai che io ho preferito Beat Saber. Tetris Effect mi piace, la dico sta cosa, questa opinione controversa, ecco, su Tetris Effect. Il gioco preferito su Quest 2. Aspetta, per Tetris Effect mi piace, mi ci diverto un sacco, è sicuramente figo, però onestamente tutta sta cosa del giochi a Tetris Effect è un viaggio, è un trip, l'ho vissuta di più quando giocavo a Lumines su PSP. Forse perché ci giocavi con lo schermetto attaccato alla faccia, come se fosse in VR, non so. Non so cosa sia, lo trovo static, non lo so, non mi ha scattato il trip, poi ci gioco, mi ci diverto. Perché... Non sei più un Mitsuguchi fan di una volta, dai. Può essere. No, vabbè, per me è Beat Saber, ma cioè, a me piace quel genere, per cui figurati. Ci ho dato. Anche per me Beat Saber, se parliamo di Quest, poi ve l'ho detto prima, i giochi che mi sono piaciuti di più fondamentalmente sono stati Resident Evil e Astrobot, che è veramente bellissimo, cioè una cosa pazzesca. Poi i giochi ne ho comprati parecchi comunque per questo Quest, alla fine ho comprato anche Pistol Whip, non so se avete. Bravo. Molto sì, molto bellino, molto a te bello. Piacerebbe, Andrea, visto che ti piacciono i giochi musicali comunque. Ecco, non l'ho menzionato, mi sono divertito, purtroppo abbiamo riuscito a giocarci ancora solo una sera, però mi sembra fichissimo Keep Talking and Nobody Explodes. Bello, molto bello, bello. Veramente, veramente divertente. Vale se dico Half-Life Alyx? No,
Cioè, quello che io vorrei trasmettere in questa mia domanda è che voi continuate a parlare di giochi che non sono per Quest 2. Beh, no, però adesso abbiamo citato giochi, cioè Alex, ho detto vale, però gli altri giochi che abbiamo citato sono per Quest, e in realtà devo dire, in quel tipo di esperienza lì mi ha dato grandi soddisfazioni quello lì di Guerre Stellari, Galaxy's Edge. Però vedi, anche lì probabilmente per potersi permettere quel livello di produzione deve essere un gioco limitato, perché ho visto molti che si sono lamentati che è un po' breve, ma in realtà secondo me dura il giusto, perché se fosse andato più avanti avrebbe spaccato i maroni, perché ti rendi conto che poi fai sempre le stesse cose, mentre Alyx può permettersi di essere molto più vario, con livelli molto più contestualizzati a una singola meccanica, eccetera. C'è anche quel problema lì, probabilmente. Alessandro, vuoi dire anche tu il tuo gioco preferito? Così abbiamo... Direi un gioco di guida, quindi è molto relativo. Da quando ho provato i racing in VR non sono più tornato indietro, non so più giocarli su schermo normale, perché non so più giudicare la profondità senza la terza dimensione, quindi non so più guidare senza VR. Però anche nella vita proprio. Quindi direi, tolto Gran Turismo, che era un adattamento, un pezzetto del gioco in VR con mille limitazioni e graficamente molto affannato, qualunque racing su VR da PC, e quindi Paolo ti faccio incazzare di nuovo perché non sto parlando di questo. Sì, per me i racing sono stata la vera rivoluzione, ciò che mi ha portato a usare la VR seriamente. Speriamo in un degno clone di Mario Kart carino per la VR, perché per il momento direi che tutti quelli che ci sono abbastanza deludenti. Ho scaricato Mini Motor Racing, che è grazioso, però poi alla fine... Vabbè, ci devo ancora prendere la mano, sto continuando a sbattere come uno stupido. va bene, dai, direi che possiamo concludere qua. Se no poi Paolo comincia a dire altre cose che... No, infatti, conveniente. Continua a lamentarsi lui. Cioè, per me è l'alba, ho tutto il tempo che voglio, però per voi immagino che vogliate dormire. O giocare ad Alyx. Va bene, vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio chi ci ha ascoltati fino a qui, un saluto, salutate tutti assieme, ciao. ciao a tutti, ciao, buonanotte.